ci qua, buongiorno a tutti, benvenuti, giornata speciale, giornata di battesimo, di battesimo di un, di un nuovo rapporto eh, intitolato Zero Carbon Policy Agenda. Eh, siamo qua, ci confronteremo qui in aula e assieme alle diverse persone, vedo che sono collegate su LinkedIn. In apertura, parlando appunto di policy, abbiamo chiesto all'onorevole Patrizia Toia, che è il vice presidente della commissione per l'industria, la ricerca e energia del Parlamento europeo, di intervenire. Quindi è collegata con noi l'onorevole, eccola, dovrebbe sì, ecco. essere. buongiorno onorevole. Eh, allora, eh, a lei la parola, oggi parliamo di questo nuovo rapporto, qual è il contesto europeo, dove ci stiamo muovendo? Sì, grazie. Innanzitutto mi lasci dire che mi fa molto piacere di essere con voi e di aprire questo importante incontro che dà vita anche a un rapporto molto interessante. Eh, sono contenta per varie ragioni. Innanzitutto perché il Politecnico insomma, è una eccellenza e io stesso spesso chiedo collaborazione, naturalmente gratuita, per l'esame dei provvedimenti che, che passano dalla nostra commissione, che si occupa di industria, di ricerca, di energia, di telecomunicazioni quindi insomma di temi e ambiti cruciali per il nostro sviluppo. E poi perché, eh, sono contenta perché insomma questo rapporto è molto ampio, c'è quasi tutto quello che oggi è sul tavolo come discussione, ma anche eh, diciamo fa delle proposte, sia quelle specifiche dei vari pillar sia quelle più eh, trasversali e generali, molto interessanti, io l'ho guardato e lo leggerò anche con più attenzione, ma l'ho guardato abbastanza e penso che ci possano essere per i decisori politici delle interessanti indicazioni. Mi piace anche un po' il vostro approccio. Perché mi piace? Perché mi sembra che vada a toccare un po' un punto di ehm, realismo che a volte mh, non dico manca, ma insomma va un po' in secondo piano rispetto alle ambizioni pur importanti che noi dobbiamo darci. Quando si parla nel titolo insomma, di agenda possibile, e soprattutto quando si parla di ehm, valutazione dei gap che ci sono tra i nostri target e il punto a cui siamo, eh, penso che sia un approccio importante perché molto spesso noi abbiamo giustamente indicazioni di target che rafforziamo continuamente ma poco ci interroghiamo se eh, il passo a cui stiamo andando la, la velocità a cui stiamo proseguendo ci porta io no faccio un esempio se nella nostra ehm, proposta nazionale italiana a questo punto parlo dell'italia si dice che a 2030 dovremmo avere il 70% di energia elettrica che viene da rinnovabili e oggi siamo so, al 30 circa uno dovrebbe misurare quanto ci manca quanti anni abbiamo da qui a 2030 e quanta ne dovremmo installare all'anno e poi vedere quanta a fare, Io so che il governo adesso ha fatto provvedimenti per mh, intervenire su questa lunghezza del permitting, eccetera, eccetera. Però insomma sono le misure interessanti, altrimenti ci troviamo poi a non eh, ecco, gli obiettivi devono essere realistici. Ricordate il famoso 2020 20, insomma, i realisti che li abbiamo raggiunti. Eh, siamo in una fase tutt'affatto diversa, ma già prima della guerra eh, che la Russia ha portato in Ucraina, eh, noi abbiamo come Europa eh, dedicato diciamo, a tutto il cambiamento climatico, al cambiamento radicale del nostro modello di approvvigionamento energetico, eccetera, è una delle più importanti politiche europee, delle assi della nostra politica, quindi Green Deal, Climate Law, Fit for 55, Repower, sono stati passaggi con i quali noi abbiamo Costantemente velocizzato il nostro percorso, l'indicazione del percorso, alzato i target da raggiungere. E dopo eh, la guerra, diciamo, lo scoppio della guerra, evidentemente anche questa politica ambientale, climatica e energetica ha visto un intensificarsi, diciamo, del nostro, del nostro impegno e percorso. Allora, l'agenda possibile si diceva nel titolo, io credo che sia possibile. Tutto il raggiungimento degli obiettivi molto ambiziosi che abbiamo, ci siamo dati, che non dobbiamo avere degli approcci riduttivi, ma che dobbiamo conciliare questa ambizione con il realismo del percorso, cioè con gli strumenti che dobbiamo mettere in campo per raggiungere questi risultati. Abbiamo deciso che vogliamo la decarbonizzazione nel 2050. Abbiamo deciso che dobbiamo sempre più rapidamente abbandonare i fossili, le fonti fossili, per andare verso altri tipi di fonti energetiche, rinnovabili, altri vettori, eccetera. Ecco, allora, quali sono i percorsi? Penso che la cosa. Altrettanto importante, queste indicazioni strategiche che l'Europa continua a confermare e continua a indicare, ehm, sia altrettanto importante sia dedicare attenzione a tutti gli strumenti, gli strumenti che noi mettiamo in campo, normativi. Stiamo facendo per esempio un regolamento per creare un quadro veramente un mercato, veramente integrato europeo di idrogeno e le fonti rinnovabili, che voi richiamate qui anche, anche i gas rinnovabili, biogas eccetera, perché se non creiamo anche un quadro normativo diciamo, non facilitiamo la, la, il raggiungimento degli obiettivi. Repower dice idrogeno, 10 miliardi, milioni di tonnellate ehm, eh, prodotti in Europa, altrettante importate, ma come facciamo a raggiungere quel target di produzione se non mettiamo anche un quadro normativo che lo facilita, poi il quadro diciamo, del, del supporto a tutta la parte di innovazione tecnologica, al tema infrastrutturale, le reti, eccetera. Quindi insomma io sono molto attenta diciamo, a questo aspetto, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi, altrimenti noi eh, diciamo, non li raggiungeremo accanto all'importanza degli strumenti, l'importanza diciamo, della volontà politica delle istituzioni europee di raggiungere questo risultato. Voi sapete che eh, l'Europa a volte sa assumersi queste responsabilità, l'ha fatto con la pandemia: responsabilità di agire in modo unitario e di agire in modo anche solidale, perché solo l'unità nasce dalla solidarietà, non si è uniti se, se si crede di stare insieme, se si è solidali. Questo significa, tradotto sul piano istituzionale, che i paesi non devono remare contro l'unità, come avviene spesso, perché ciascuno guarda più l'aspetto nazionale e non capisce che il suo nazionalismo bloccando l'intero processo di integrazione, blocca anche quel paese che ha fatto leva sugli interessi nazionali, mi sembra che oggi però si sì, sia tutti un po' più attenti a questo aspetto dell'integrazione europea, e l'unità e la solidarietà e poi eh, il coraggio di fare delle cose nuove. Con Next Generation EU l'abbiamo fatto, debito comune, emissione di titoli garantiti dall'Europa e distribuzione di questi fondi. Almeno sulla carta, quando bisogna eh, conquistare quei progetti, in base non a un criterio numerico, gli abitanti, di concorso al contributo al bilancio europeo, ma in base alle necessità, perché creare sviluppo in un paese che è rimasto particolarmente colpito vuol dire creare sviluppo per tutto il continente e l'integrazione delle nostre economie richiede questa risposta solidale. Con l'energia facciamo più fatica, lo ammetto, io da. da... Da tempo, insomma, è un anno che i miei interventi in Parlamento lo dicono, nella Commissione porto avanti alcuni temi che oggi stanno arrivando al dunque, ma ci stanno arrivando tardi e riduttivamente. Voi sapete che oggi, proprio oggi, io sono a Strasburgo e parte dei commissari sono qui, ma oggi si terrà un collegio dei commissari che varierà uh, provvedimenti nel campo energetico. Conterrà uh, la prima impostazione del Price Cup, um, della Price Cap, conterrà l'ipotesi della piattaforma per gli acquisti comuni, conterrà il meccanismo di correzione della piattaforma di Amsterdam, parlo degli strumenti legati alla riduzione del costo, eh? non di tutto il quadro diciamo, dell'approvvigionamento nel medio e lungo periodo del cambiamento delle fonti energetiche, tocco adesso il tema a proposito degli strumenti dei costi, ecco qui l'Europa ci arriva male, il nostro presidente Draghi aveva, eh, ancora presidente aveva a maggio e eh, all'inizio dell'anno ipotizzato un price cap deciso non fluttuante, non dinamico, chiaro, eh, e ha fatto un gran lavoro che lui poteva fare per la sua forza, la sua dignità, la sua trevolezza, ma non siamo arrivati alla fine perché ci sono state resistenze da parte di alcuni paesi. E quindi oggi ci arriviamo con questa proposta che adesso io non ho esaminato del tutto perché è arrivata con una prima stesura, ma che a detta di molti contiene una proposta che è riduttiva rispetto alla vera diciamo, decisione di un price cap per limitare il costo. E poi ci arriva tardi. A marzo gli studi fatti da alcune società di consulenza dicevano che un getto poteva testarsi attorno agli 80 euro per ricavatore e adesso si parla di 120, 180, 200. Quindi voi capite, ci si arriva tardi e ci si arriva male, vuol dire con scarsa efficacia. Confido nella piattaforma degli acquisti comuni, che è più complicata che per i vaccini, ma anche quella eh, insomma, arriva tardi, perché adesso noi abbiamo il tema che fortunatamente abbiamo ridotto l'approvvigionamento di gas russo, si è passati dal 40%, che era quello russo che caso importato, al 9%, ma ehm, se riduciamo e mettiamo un tetto a questo, c'è tutto il tema degli altri fornitori di gas eh, a che prezzo ce lo vendono. Quindi voi capite che eh, le cose vanno prese con grande decisione. E qui, e qui non è più un tema di strumenti tecnici, anche se sono difficili queste risposte, è un tema proprio di volontà politica. Detto questo, detto le ambizioni dei nostri obiettivi, detto le difficoltà e a volte le incertezze e le insufficienze dell'Europa, io ribadisco che questa è l'unica strada, una risposta europea che dica se questa è la decarbonizzazione che vogliamo raggiungere. Eh, e siamo i primi diciamo, nel mondo come Europa a credere in questi obiettivi, a credere in queste politiche questi sono i passaggi qual è la ricaduta nel mondo dell'industria che supporti dobbiamo dare che aiuti in termini anche di sostegno all'innovazione eccetera quali sono le ricadute sul piano sociale Il tema che oggi non è al centro della vostra riflessione ma è eh, fortemente implicato quindi anche qui che cosa dobbiamo fare c'è un Just Transition Fund mh, per, per sostenere diciamo, gli effetti sociali ma molto c'è da fare anche sulla formazione ai nuovi lavori perché non è solo un problema diciamo di sostegno a chi perde il lavoro ma i nuovi lavoratori nel cambiamento anche della, della, dei processi industriali e l'Europa ha dichiarato l'anno prossimo l'anno delle competenze quindi io spero che ci sarà una concentrazione anche di risorse su questi, su questi programmi di formazione quindi eh, credo che eh, per concludere l'Europa abbia ribadito le sue finalità cambiare il mix energetico, cambiare il modello, puntare sulle rinnovabili puntare sull'idrogeno, puntare sui biocarburanti e sostituire quindi tutto il tema dei fossili poi c'è il tema della, del nucleare che voi sapete è molto dibattuto e, ed è lasciato ai singoli paesi la decisione diciamo, di utilizzarlo o meno nel mix energetico. Eh, gli obiettivi sono molto impegnativi. Questo è il tema più sfidante, io credo, per, per l'Europa perché poi ha delle ricadute sul piano economico, sul piano sociale, quindi in sostanza coinvolge eh, tutto quello che è il nostro sviluppo. Stiamo marciando con una certa decisione però io credo che dovremmo fare di più e soprattutto dovremmo essere più uniti negli strumenti e mi auguro che questa lezione, diciamo che essere incerti e andare troppo lento dire poi arrivare con strumenti inadeguati, sia servita a farci capire che dobbiamo recuperare insomma, molto del tempo che è passato. Penso che per concludere che il vostro lavoro, che ha analizzato molti aspetti e abbia messo in luce anche delle delle dei punti critici, le celle che eh, per esempio mi ha colpito uno che io sento molto, eh, se non puntiamo molto sulla mobilità sostenibile, sull'elettrificazione, dobbiamo sapere che abbiamo delle reti inadeguate, quindi dobbiamo fare investimenti anche sulle nostre reti dell'elettrico per supportare diciamo, quel flusso in più che ci sarà con tutto l'utilizzo, ehm, l'elettrificazione dei, dei trasporti, eccetera. Questa è una cosa che voi sottolineate quando fate un po' l'incrocio eh, dei vari trade-off. Eh, dei vari aspetti, quindi insomma grazie da questo lavoro per concludere, vi prego di continuare diciamo, un affiancamento, affiancamento anche alle decisioni delle istituzioni perché penso che il valore di questi studi sia in sé certamente importante ma che si arriva a chi eh, interviene poi sul piano legislativo, sul piano dei progetti e dei programmi perché abbiamo veramente bisogno di lavorare insieme ai decisori politici il mondo delle imprese, il mondo dell'università e della ricerca e diciamo di chi studia e propone soluzioni e ci aiuta a individuare i punti critici del nostro percorso. Grazie. Bene, grazie. Grazie all'onorevole Toia e buon lavoro appunto a Strasburgo. Mi sono segnato quattro parole chiave che ha insomma, citato durante il suo intervento: l'onorevole, possibilità, novità, unità e solidarietà. Eh, bene, avevamo promesso eh, lo scorso, qualche mese fa, prima dell'estate, in occasione del rapporto del, sulle fonti rinnovabili, che eh, avremmo avuto eh, con noi anche le istituzioni, e così eh, è stato. Eh, abbiamo voluto appunto iniziare con l'onorevole Toia del Parlamento europeo. Bene, proseguiamo, eh, proseguiamo con la presentazione del professor Bertelet. A cui do la parola e buon lavoro. Sì. Sono felice di inaugurare questa nuova serie. Commentavo l'altro giorno parlando con Davide Chiaroni come una cosa così interessante venga per certi versi in un momento sbagliato, in un momento in cui c'è una distrazione per tutta un'altra serie di problemi che conosciamo benissimo e di cui in parte si è accennato precedentemente. Ecco, quando, come faccio di solito, quando preparo questi interventi, guardo un po' della stampa internazionale economica qualificata per vedere che cosa si dice. Ecco, quello che è sorprendente è come in questo momento, essendo cambiate le priorità con la guerra in corso, molti discorsi che venivano fatti sull'ambiente sono quasi spariti e viceversa abbiamo discorsi, come sapete voi, molto tristi su problemi di guerra eccetera. Pur tuttavia qualcosa traspare e parto con la mia prima slide che non è rispettosa. <ride> A cosa è riferito? È riferito alla notizia di qualche giorno fa che eh? fa vedere come comunque in qualche parte del mondo l'attenzione per l'ambiente sia ancora forte. Sto parlando della Nuova Zelanda. Eh? Nuova Zelanda, vedo che lei ha visto è stata appro app cioè, stanno approvando perlomeno questa legge per mettere una tassa sui bovini e sugli ovini. Bovini e ovini, come veniva notato nell'articolo, che sono molto più grandi del numero della popolazione. Cioè i bovini sono il doppio dei neozelandesi e gli ovini sono il quintuplo de dei neozelandesi. Perché c'è questa tassa su bovini e ovini? Perché producono metano, come sapete. Cioè il metano, non voglio insegnare a gente che conosce molto meglio di me, ha un potere inquinante a breve estremamente forte, molto più alto della CO2, anche se poi eh, si, diciamo, sparisce dall'atmosfera in tempi più rapidi rispetto a quello che accade per la CO2, ma l'effetto è molto alto. Se andiamo a vedere in questi grafici che ho riportato qui, il, voi eh, potete eh, vedere da questi dati della Banca Mondiale come le emissioni di metano in agricoltura passando dal 90 al, eh, ai giorni nostri siano aumentate notevolmente, quindi non c'è stata una riduzione ma c'è stato viceversa un aumento. Potete vedere come la Nuova Zelanda non sia il paese che da questo punto di vista inquina di più, il peggio è in India, Beh, tutti sappiamo quante di questi bovini girano anche per le strade in India, poi viene il Brasile, poi viene la Cina, poi vengono gli Stati Uniti e poi vengono il Pakistan, quindi abbiamo un'altra fonte di CO2 equivalente, diciamo molto importante, che però è abbastanza dura da toccare perché perché una tassa di questo tipo, ovviamente uno può dire che gli, gli, gli allevatori poi la scaricano sulla popolazione, in realtà non è così vero, nel senso che è un settore questo, dove storicamente si è visto che la sensibilità al prezzo è molto forte. Cioè nel momento in cui io alzo i prezzi, si riducono notevolmente i consumi. Quindi questo creerà sicuramente, come ha creato in un altro tentativo di anni fa, una serie di problemi dal punto di vista locale, soprattutto perché anche loro sono in un anno preelettorale e quindi ci sono problemi di questo tipo. Il, infatti parla di reazione furiosa da parte della... Diciamo degli allevatori locali, nel senso che va a toccare una parte importante della loro attività. Secondo punto, sempre in questo giro per vedere cosa sta succedendo nel mondo, cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sapete che hanno avuto una politica ambientale un po' sì, un po' no. Recentemente c'è stato questo piano di 370 miliardi di dollari approvato dalla, dalla, dal Parlamento statunitense, che ha un altro nome, ma dentro a questo piano comunque sono previsti degli aiuti per il, diciamo, per il disinquinamento, per la lotta al global warming abbastanza forti. Quindi in particolare in questo articolo si faceva riferimento a uno degli stati, che era uno stato minerario del, degli Stati Uniti, dove hanno messo dei grandi impianti eolici. Ecco, se guardate però la distribuzione delle varie fonti energetiche negli Stati Uniti non è così incoraggiante, nel senso che è vero che il carbone, che è la parte più bassa, è calato rispetto al passato, Ah, vedete che la quota delle rinnovabili è risibile rispetto all'energia complessiva, perché abbiamo ancora comunque la parte eh, del, dell'oil, la parte gas, un po' di nucleare e poi la parte diciamo che può essere rinnovabile, è la parte idro e la parte quindi il pezzettino è più in alto. Quindi strada da fare ce n'è tantissima se vogliamo andare negli Stati Uniti a cambiare la situazione. Comunque. È un passo che è in atto in questo momento. È interessante vedere la distribuzione, anche questo sono grafici noti, ma è bene richiamarli come è distribuito attualmente il, il discorso della produzione di CO2 da carbone nel mondo. Allora vedete che il paese, da questo punto di vista, che ha un utilizzo del carbone largamente più forte è la Cina. Cioè, tuttora la Cina, se andate a vedere i rapporti rispetto a Stati Uniti, rispetto all'India, rispetto alla Russia, rispetto all'Indonesia, ha eh, un valore elevatissimo. No. D'altra parte, sappiamo che quando è iniziata nel 2020 la pandemia e c'era un momento di crisi dell'economia, sono stati approvati una serie di progetti, mi dicevano di nuove centrali a carbone, che equivalevano più o meno a tutta l'elettricità prodotta nel Sudafrica. No. Quindi c'è un aumento continuo perché? perché la Cina si è impegnata a partire con un abbassamento della CO2 ma da un certo anno in poi e prima, mi sembra fino al 35 può continuare ad aumentarlo. No? Questo è un problema serio anche con l'India perché? perché ovviamente ci sono paesi che hanno produzioni di CO2 molto alti perché sono cresciuti prima a partire dagli Stati Uniti, ci sono paesi che viceversa ne hanno poco e dicono la nostra crescita economica è una crescita che richiede energia. Il, se andiamo a vedere la situazione dell'Asia, qui c'è un articolo dell'Economist che dice com'è difficile raggiungere il net zero nell'Asia e fa vedere per i diversi paesi, il Vietnam, il Giappone, Indonesia, India, Thailandia e Bangladesh, le percentuali, cioè simili a quelle di prima, e fa vedere quanta parte c'è di rinnovabile, il discorso è poco, quanta parte c'è di, eh, diciamo di carbone, di petrolio, di gas naturale, eccetera. Ecco, se voi guardate queste immagini, anche qui vediamo che il lavoro da fare è notevolissimo. E ancora più, più forte è il discorso su quelli che sono gli aumenti dei consumi attesi. Prendiamo il caso indiano. Voi sapete che l'India è il paese al mondo che sta superando la Cina come numero di abitanti. E dovrebbe arrivare a un miliardo e sei di persone. È chiaro che è un paese che se vuole crescere e avere un reddito pro capite alto deve avere una produzione di energia molto più alta, l'India si è impegnata al, ad arrivare al net zero per il 2070, quindi per vent'anni dopo del 2050 che dovrebbe essere la data fatidica. No? E comunque la domanda di energia dell'India sostanzialmente per il 2040 Secondo le stime che vengono fatte, l'India avrà bisogno di una quantità di energia addizionale che è pari a tutta quella usata nell'Unione Europea. Quindi, o si riesce a farla con energie rinnovabili, oppure se vanno su uso di carbone e di altre cose, è qualcosa che va ad aumentare quelle che sono le produzioni complessive. E lo stesso se vado sui paesi dell'area asiana, nel sud-est asiatico abbiamo un aumento per il 2050 dei bisogni che è valutato come un terzo dell'attuale consumo dell'Unione Europea. Quindi abbiamo questo bisogno di energia dei paesi che crescono e viceversa. Se il, andiamo avanti su queste cose, fatti i ragionamenti, per esempio, se il, i fenomeni che ci sono in atto in questo momento sono fenomeni che sono dovuti al riscaldamento globale o meno... Eh, questo c'è un discorso interessante che sono a tempo di sviluppare, che fa vedere come i grandi paesi produttori di petrolio e di gas, cioè le grandi imprese, non siano quelle private come Exxon o come, come Chevron, che sono quelle ultime in coso, ma siano sostanzialmente quelle di Stato. Quindi da quella dell'Arabia Saudita, quella della Norvegia, eccetera, chi può fare il cambiamento sono imprese di Stato che rappresentano, se vedete, quelli che vengono chiamati NOx. Poi c'è una parte indipendente e poi c'è una parte di quelli che sono le major dell'olio. Abbiamo questo discorso che è venuto fuori giorni fa, poi in parte negato o meno, sul se il nucleare sia un qualcosa che è pulito oppure meno, e in cui è intervenuta Greta, che era un po' di tempo che non sentiva, a dirla sua, muovendo poi tutta una serie di discorsi. Ecco, Abbiamo purtroppo la guerra. La guerra è quella che, dicevo all'inizio, sta cambiando un po' i discorsi. Il, il, se andiamo a vedere la situazione dell'Europa, solamente un anno fa la uh, Ursula von der Leyen poteva dire che il, i fossili hanno raggiunto il loro limite. Purtroppo non è così. Cioè, la guerra ha cambiato completamente la situazione. Qui c'è qualche stima che è stata, che è stata fatta dalla... Il, e che dice quanto i governi europei stanno spendendo in questo momento per investimenti di natura energetica, per ogni combustibili fossili, o per forniture di combustibili fossili. E quindi qua si parla di, il, eh, di 50 miliardi di euro in questo periodo per fare un qualcosa che in condizioni normali sarebbe dovuto andare a finanziare le rinnovabili e non a finanziare le, le energie tradizionali eh, c'è un'altra cifra che è abbastanza impressionante cioè quanto hanno messo a disposizione i governi dell'Unione Europea per ridurre l'impatto del rialzo dei prezzi sulla popolazione ecco si parla di 280 miliardi di euro. Quindi abbiamo cifre molto importanti che sono state in un certo senso distolte da quello che era il discorso di eliminazione del CO2 e riscaldamento globale per andare a temperare un fatto molto violento che sono gli effetti della guerra sui prezzi dei combustibili fossili e sull'economia in generale, non solo le imprese che è molto importante, ma anche le famiglie. Abbiamo, con questo vado verso la conclusione, recentemente eh, visto una serie di proteste da parte dei grossi produttori di eh, turbine per uso eolico in cui sostengono che questo aumento dei prezzi forte che c'è stato in tutte le materie prime sta mettendoli completamente fuori mercato. Il, e c'è questa frase che penso richieda meditazione: dice, se la situazione non migliora, quello che può accadere è che il Green Deal europeo avvenga tutto con tecnologia non europea. Questo è un problema grosso, ovviamente, perché la cura dell'ambiente costa un sacco di soldi, una cosa se viene realizzata con lavoro con attività, con capitali europei, e una cosa se viceversa viene realizzata all'esterno. Il... Io con questo ho chiuso e vorrei augurare a chi ha organizzato questa serie di incontri, negli anni prossimi, invece che si parli solo d'ambiente, e non ci siano più altri fastidi. Grazie. Applausi. Buongiorno a tutti, anche da parte mia, benvenuti a questo appunto. Come diceva Umberto, che ringrazio per il sempre prezioso inquadramento, e soprattutto a livello internazionale. È il primo rapporto che dedichiamo al tema della, diciamo, della decarbonizzazione: un aspetto e una traiettoria che eh, le imprese si trovano a dover, a dover gestire, pur nell'insieme delle difficoltà che sono state chiaramente eh, espresse. Il, diciamo, io mi soffermerò eh, soprattutto su aspetti di, di, di quadro numerico, per chi, come dire, cercando di capire quanto dovremmo eh, ottenere e quanto siamo lontani dalla, dagli obiettivi che diciamo, al 2030 dovremo raggiungere. Il, in prima battuta, però, come sempre, mi preme eh, ringraziare, e menzionare chi è stato, come dire, di, di chi ha supportato questa ricerca. Anche qui abbiamo avuto un panel di, di primaria importanza e contributi di grande interesse. Faccio riferimento ad A2A, Aeroporti di Roma, a GSM AIM, Alens, eh, Alperia, Assoclima, parte di Anima, Avenia, Bitron, CGT, Edison, Energy Saving, Eni, Galileo Green Energy, Renovis, Save NRG, Siram Veolia, Terna, Unipolsai Assicurazioni, VEOS, con il diciamo, rapporto poi fatto in collaborazione per una parte con ADL Consulting, e ovviamente ringrazio anche i patrocinatori, quindi Asso Esco, Elettricità Futura, Italia Solare e Lumi. Il, ovviamente una menzione anche a chi ha eh, realizzato questo rapporto all'interno del nostro sempre più numeroso gruppo di lavoro, ormai siamo in 35 quindi Davide Chiaroni che lo ha guidato, Lucrezia Sgammero che ha agito da project manager, Matteo Bagnacavalli, Alessio Nasca e Giulia Pontoglio che hanno diciamo, contribuito con le analisi che sono contenute nel rapporto che vi è stato distribuito. Allora, mi soffermerò sostanzialmente, sostanzialmente su tre aspetti. Quindi la, la traiettoria, vedere a che punto siamo, quali sono i, come dire, i cammini che, eh, di fronte ai quali diciamo, le imprese si trovano per cercare di affrontare il tema della decarbonizzazione e ehm, immaginando di procedere con il cammino attuale dove arriveremmo e qual è il gap a cui, eh, di fronte al quale ci troveremmo. Allora, il quadro dell'andamento delle emissioni a livello europeo-italiano ha avuto questo eh, cammino dal 90 a oggi, eh, vi ricordo che il 90 è l'anno di riferimento rispetto al quale si calcolano le riduzioni, il 2005 diciamo, è l'anno in cui poi è stato concepito il primo pacchetto eh, Climate Energy Package, quindi eh, è, è contenuto eh, sempre nelle statistiche. Il, se vedete l'andamento europeo e l'andamento italiano sono stati un po' diversi, cioè l'andamento europeo è stato un andamento in decrescente abbastanza costantemente, con un progresso e un miglioramento del 26% tra il 90 e il 2019, quindi in 30 anni. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo avuto eh, una ascesa dal 90 al 2005, e poi è avviato, si è avviato questo processo di riduzione del, delle emissioni. I, complessivamente tra il 90 e il 2019 l'Italia ha ridotto le emissioni del 20%, però appunto con un cammino un po' differente. Il, ovviamente, eh, un excursus molto rapido, in parte anche accennato dall'onorevole dall all'inizio: eh, il quadro normativo della decarbonizzazione europea è stato oggetto di eh, come dire di Tappe diverse e provvedimenti, contenuti normativi e documenti che dal 18 a oggi si sono succeduti. Quindi faccio riferimento all'identificazione dei fattori per lo sviluppo sostenibile, al Green Deal europeo già citato, alla Next Generation EU che è quella che ha cercato anche di includere la reazione al declino dovuto alla pandemia. Il Fit for 55. Che eh, come dire, ha rivisto gli obiettivi del Green Deal e il Repower, che invece ha dovuto ricomprendere anche gli effetti de della guerra, quindi introducendo poi elementi come la diversificazione degli approvvigionamenti, eccetera. Il, se fissiamo i numeri fondamentali, oggi sostanzialmente gli obiettivi congelati sono riduzione delle emissioni nella misura del 55% rispetto al 1990, obiettivo da raggiungere al 2030, il, la componente rinnovabili è stata portata con le ultime delibere al 45% dei consumi come obiettivo da raggiungere al 2030 e eh, analogamente le emissioni dovute a nuove autovetture deve essere eh, pari al 55%, questo è un pezzo contenuto nel Repowering EU. Um, quindi gli assi, mi, mi soffermo molto poco su questo, è eh, noto a tutti, che identificati e su cui si agisce di fatto sono efficienza energetica, rinnovabili, mobilità, economia circolare, infrastruttura, bioeconomia, quindi l'effetto delle biomasse, cattura e stoccaggio della, della, della CO2. L'Italia ha ovviamente percorso un cammino. Diciamo eh, analogo, eh, recependo alcune, eh, alcuni elementi, quindi ha prodotto il famoso Piano Nazionale Integrato Energia-Clima nel 2019, il PNRR che è il figlio del Next Generation EU, la strategia di lungo termine. Eh, e nel 22 a giugno ha pubblicato il piano per la transizione ecologica, ma diciamo che di fatto siamo in attesa di un PNIEC completamente rivisto che contenga in maniera un po' solida e concreta obiettivi, ma soprattutto azioni che devo dire... Eh, mi dispiace rilevarlo ma in questi documenti comunque mancano quindi diciamo una strategia, mi insegnate voi uomini d'impresa uomini e donne d'impresa è fatta di obiettivi ma è fatta poi di scelte e di azioni che sono quelle rispetto alle quali poi chi deve prendere decisioni eh, come dire deve considerare per ispirarsi eh, quindi nel, nel, al 2030 di fatto al momento noi abbiamo stabilito di uscire dal carbone al 2025, anche se poi abbiamo rivitalizzato un po' di centrali per far fronte alla crisi, la, la, la riduzione delle emissioni è fissata nella misura del 55, sempre prendendo il 1990 a riferimento, le rinnovabili nell'ultimo PTE salgono al 72% della generazione elettrica, che tradotto in termini di potenza addizionale significa tra 70 e 75 gigawatt di potenza in più di rinnovabili rispetto all'esistente. Uh, all Chi è responsabile, diciamo, quali sono i settori che generano emissioni? Nel nostro paese un quarto sono i trasporti, poco meno di un quarto la produzione di energia e calore. 12% l'industria e il residenziale e a seguire poi agricoltura, processi industriali, commerciali e servizi pubblici. Allora se guardiamo i numeri, eh, diciamo se guardiamo il progresso ottenuto dall'Italia dal 2005 a oggi, quindi quando è cominciato il, il declino delle emissioni, nei fatti l'Italia è stata capace di ridurre di 172 milioni di tonnellate di CO2 equivalente le emissioni in 17 anni, quindi dal 2005 sostanzialmente ad oggi. Il, quello che viene chiesto per ottenere il 55% di riduzioni, quindi arrivare all'obiettivo delle 234 milioni di tonnellate, è ulteriormente ridurle di 184 milioni, che vuol dire che quello che abbiamo fatto in 17 anni adesso va fatto in 8 più o meno anzi un pizzico di più. Quindi diciamo questo già per sancire lo sforzo necessario. Gli assi che sono quelli che abbiamo visto prima, su cui evidentemente vanno fatti gli investimenti per ottenere i risultati, sostanzialmente sono sei, rinnovabili, infrastrutture, efficienza, mobilità, comunità energetica, economia circolare. Allora quello che abbiamo fatto è provare a mappare su quanti investimenti mediamente all'anno vengono fatti su questi ambiti. Eh, attualmente diciamo che le rinnovabili assorbono circa 1 miliardo e 4 l'efficienza energetica è un mercato da 7 miliardi, la mobilità sostenibile 4,5. L'economia circolare 2, e poi ci sono contributi minoritari delle infrastrutture e delle, e delle comunità. Non sono le agevolazioni, eh, sono gli investimenti anche dei privati, cioè il valore del mercato di questi, di questi ambiti. Quindi complessivamente eh, il, il, diciamo che questo l'insieme degli investimenti annualmente ammonta in circa 15 miliardi. Ora adesso il lavoro che abbiamo fatto è andare a vedere immaginando di rimanere nello scenario business as usual, quindi col processo attualmente in corso nei prossimi otto anni, a che punto arriveremmo? Allora, l'abbiamo preso uno per volta, quindi adesso non, non, non mi dilungherò più di tanto, però se guardiamo al, alle, alle rinnovabili, di fatto eh, oggi noi siamo a poco meno di 24 gigawatt di fotovoltaico e un po' più di 11 di eolico. Più o meno dovremmo arrivare a 68, 68 e 23 rispettivamente. Se mantenessimo il passo attuale, non arriveremmo ai 30 gigawatt di fotovoltaico e l'eolico supererebbe di poco i 15. Se guardassimo no, cosa abbiamo fatto negli ultimi anni. Questo vuol dire, di fatto, con le rinnovabili dover affrontare un gap in termini di emissioni che non saremmo in grado evidentemente di ridurre nella misura di 23 milioni. Il, il contributo diciamo, per la parte di infrastrutture di rete che non è contenuto in nessuno dei documenti e degli obiettivi è desunto dal piano di sviluppo di Terna dove si dice che con l'ammodernamento della rete di fatto c'è un impatto positivo sulle emissioni e nella misura di un milione circa di tonnellate di CO2. Eh, L'efficienza energetica se andasse al ritmo attuale, efficienza che ricomprende in questo caso sia l'industria, il residenziale e il terziario, quindi complessivamente avrebbe, genererebbe un delta quindi un'insufficienza di circa 55 milioni di tonnellate di CO2 e analogamente la mobilità, pur con il quadro di sviluppo che immaginiamo di poter ottenere, col trend attuale, genererebbe un gap di 38 milioni di unità, considerando ovviamente quello che è l'effetto della penetrazione dell'auto elettrica. Una diffusione, seppur non massiva, di carburanti alternativi e l'elettrificazione di porti e altre situazioni. Poi a questo vanno aggiunti degli elementi, diciamo un po' più eh, ridotti come impatto, eh, che tuttavia come dire, che non sono poi eh, menzionati quantitativamente nei documenti, ma eh, la stima è che le comunità energetiche. Possano generare circa un milione e mezzo di riduzione di milioni di tonnellate, l'economia circolare quasi due. E da ultimo la CCS, quindi la cattura della CO2, un milione e mezzo anche a sua volta, e l'offsetting, quindi la capacità di fare progetti diciamo, di altra natura eh, che siano che portino a una riduzione della, della, della CO2 circa di, ehm, come dire anche qui, in una componente piuttosto limitata, misurabile in migliaia di tonnellate. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, di fatto questo è lo spacchettamento, oggi con quello in atto ridurremmo le emissioni di 44 milioni con i contributi, di 20 della mobilità, 11 dell'efficienza, circa eh, 7 delle rinnovabili e poi gli altri piccoli pezzi che abbiamo visto, se lo traguardiamo in termini complessivi, quel, come dire, il gap generale che rimane da colmare è nella misura di 110 milioni di tonnellate. Quindi ricapitolando, il business as usual ci consentirebbe di ridurlo di 44 avremmo bisogno, per raggiungere gli obiettivi del 55% in meno al 2030, di 110 milioni di tonnellate in meno. E quindi diciamo, io poi, eh, come dire, con questo concludo la mia, la, 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 la mia introduzione. Eh, quindi il gap da colmare è estremamente significativo. Eh, ovviamente efficienza, mobilità e rinnovabili, sono i pilastri principali su cui, come dire, eh, agire. Ci sono una parte dei pilastri su cui nei fatti non sono stati definiti degli obiettivi. Per questo ce lo siamo già detti. È un po' una lacuna complessiva dei documenti e, e del, diciamo, di quello che è il piano strategico che nei fatti eh, manca. E faccio riferimento in particolare a comunità, economia circolare, infrastrutture di rete. È chiaro che si deve fare i conti con uno scenario molto critico, però se guardo obiettivamente anche a diversificazione degli approvvigionamenti, indipendenza energetica e transizione e cerco di come dire, trovare delle soluzioni comuni forse le rinnovabili e l'efficienza meriterebbero un'attenzione superiore a quella che attualmente viene data dal, dal governo e dai decisori. Grazie e buon lavoro. Eccoci qua, riprendiamo, grazie al professor Chiesa, grazie al professor Bertelet. Bene, ehm, iniziamo il nostro tour nelle... In questo mondo della, in questo universo della decarbonizzazione. Eh, lo faremo appunto, qua abbiamo detto in sala e lo faremo anche con chi è collegato online. che Salutiamo. Lo faremo come abbiamo introdotto uh, dal, da, da prima dell'estate, con una serie di sondaggi che lanceremo qui appunto eh, dalla sala carassa. Lo, eh, I sondaggi saranno fatti con questa piattaforma che si chiama Menti come menta, plurale.com e adesso, se la regia inquadra, dovremo inserire, sul, quando ci collegheremo, su menti.com, questo codice 75358182. Dico, come sempre, che questi numeri portano fortuna, c'è chi vince anche l'enalotto, per cui teneteli, appunto, in buon conto. Bene, allora, a parte gli scherzi, iniziamo il primo viaggio nella sostenibilità. Ne faremo eh, i viaggi, li faremo con i partner di questo rapporto. Vediamo dalla regia chi sono i primi ospiti. Bene, bene. Allora, eh, primo viaggio lo facciamo con l'ingegnere ambientale eh, Rossella Bozzini di Aeroporti di Roma, eh, responsabile della sostenibilità. Buongiorno, benvenuta, se si può accomodare qua, eccola. Eh, lo, con, lo facciamo con l'ingegnere aerospaziale Giovanni Longari, eccolo, di, del gruppo Tesia, responsabile della transizione energetica, della business unit. E poi lo faremo con l'ingegner Alan Carnevali, eccolo qua, di Renovis, SEIOS Engineer. Buongiorno. Bene, bene. Allora, benvenuti a tutti e tre. Beh, Innanzitutto complimenti a Rossella, ho letto nel curriculum 100 su 100 collode al Politecnico di Milano, non so, il professore, eh, i professori professor nostri Bertelè e Chiesa, insomma 100 su 110 collode penso che siano pochi a Milano, vero professore? <ride> bene. E, e aggiungo con una tesi sui suoli contaminati prelevati alla Bovisa, ah, che all'epoca non era ancora campus, e quindi... allora facciamo un applauso, <ride> voglio dire. <ride> complimenti, complimenti. Allora, beh, anche vedevo poi l'ingegnere Lungare. No? Anche lei ha laureato all'università al Politecnico di Milano. Bene, bene. Invece eh, l'ingegner Carnevali, laureata a Pavia, ma anch'io sono laureata a Pavia, per cui siamo in due, siamo in due. <ride> Bene, bene. Allora. bene, bene. Eh, allora, prima di ascoltare eh, le vostre parole, partecipiamo a questo sondaggio. Leggiamolo dalla regia, leggiamo il testo. Allora, quale ritieni sia? il settore su cui puntare maggiormente ai fini di ridurre le emissioni di CO2 nazionali. Eh, abbiamo delle ipotesi di risposta da fleggare: trasporti, produzione di energia e calore, industria, residenziale terziale. Un po' come ci ha appunto illustrato nel, nel quadro esaustivo il professor Chiesa. Bene, partecipiamo al televoto. Eh, votiamo votiamo su menti.com, con eh, chi non l'ha già inserito, il codice 75358182. Bene. Allora, partiamo dall'ingegnere Bozzini Aeroporti di Roma. Eh, innanzitutto una curiosità, com'è volare col volocopter? Com'è? L'ha provato? Cioè questo, questo taxi volante elettrico silenzioso che sarà... In funzione, ho visto dal fine no, la scorsa settimana, 20 minuti no? tra lanciato questa, questa iniziativa mm -hmm. eh, del taxi volante, quindi pochino più, quindi, eh, volocopter eh, partirà da un vertiporto ubicato a Fiumicino. E in 20 minuti arriverà in centro a Roma. A termini quindi, io che ci metto un'ora e venti con i mezzi o un'ora più X in macchina, è un, <ride> un, sogno. un sogno, ma è silenzioso come? Come le auto elettriche? È, è elettrico quindi ha cioè, non... sì, silenziosissimo. Si sì, ha otto motori e a batteria elettrica quindi zero emissioni di CO2 zero altre emissioni. E chiaramente adesso è un lancio di nicchia, attualmente è per due posti, quindi pilota più, eh, più passeggero, passeggero, però è già in fase di validazione un modello da quattro. Io vi ho visto una bellissima intervista al CEO Troncone sulla CNN che parlava di questo, di questo volocopter. Complimenti. Allora, quali sono i progetti e le attività che Aeroporti di Roma sta portando avanti per raggiungere questi obiettivi di decarbonizzazione? L'aeroporto di Roma è impegnata in tre direttrici. La prima riguarda le nostre emissioni, quindi le emissioni dell'infrastruttura Scope 1 e Scope 2 e su questo stiamo facendo un grande piano di investimenti per uno shift energetico quindi passare attualmente l'aeroporto alimentato a metano, una centrale di cogenerazione che produce sia l'energia elettrica che il calore necessario e abbiamo un grosso piano di investimenti che prevede la realizzazione di 60 megawatt di impianti solari quindi diciamo energie rinnovabili accompagnati da eh, stoccaggio energetico e ad oggi stiamo realizzando un progetto molto innovativo in partnership con Nelix per 10 MW di stoccaggio energetico con Second Life Battery, quindi che permette anche di utilizzare appunto, batterie e, e aumentare la vita utile di queste, queste batterie. Le altre accompagnate anche da un'elettrificazione della flotta, quindi stiamo investendo per tutti i mezzi, dalle auto degli operatori fino alle navette elettriche che prendono i passeggeri dai parcheggi, e li portano in aeroporto, saranno entro il 2030 mezzi elettrici. Quindi abbiamo questo obiettivo sfidante di diventare carbon zero al 2030 con vent'anni 20 di anticipo rispetto alle, agli obiettivi europei. E le altre due sfide su cui stiamo lavorando riguardano non le missioni nostre dirette, ma lo scope free, quindi mobilità dei passeggeri e aeromobili. Eh, sui passeggeri stiamo lavorando con ferrovie per incrementare il trasporto ferroviario sia dalla città di Roma sia anche l'intermodalità quindi connettere le principali città di influenza della zona di Fiumicino quindi anche Napoli, Firenze e Bologna con, permettendo all'alta velocità di arrivare direttamente in aeroporto ad oggi abbiamo già tre coppie di treni ad alta velocità che vogliamo incrementare e l'altra sfida, invece, è un po' più ampia, riguarda la decarbonizzazione del trasporto aereo, quindi un settore definito Art to Abate e su questo abbiamo lanciato il patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo eh, con la direzione appunto scientifica del Politecnico di Milano, eh, che mette allo stesso tavolo tutti gli attori del settore, quindi dagli aeroporti, compagnie aeree, attori istituzionali, eh, player industriali, per definire una roadmap che possa portare alla decarbonizzazione del settore al 2050. Chiaramente l'aeroporto e gli aerei sono un ambito definito arduo a tua bait, la tecnologia, non esiste una tecnologia direttamente applicabile, quindi si sta lavorando su varie direttrici, quindi sia i SAF, Sustainable Aviation Fuel, elettrico, idrogeno, per avere una soluzione da sviluppare nel medio-lungo periodo. Bene, insomma, tantissimi progetti, complimenti, complimenti. Ehm, Ingegner Longari, allora, Tesia, CGT... Vedo il suo collega seduto. Allora, eh, il gruppo Tesia anzitutto è stato premiato, letto da Deloitte come il Best Managed Companies Award. Cioè con merito suo, cosa ha fatto per no, meritare no, questo no, premio? No. Eh, il gruppo Tesia è una multinazionale italiana, quindi è una cosa di cui dobbiamo essere tutti fieri. È una multinazionale italiana, è un family business, impiega più di 3.200 persone, tra il Portogallo, la Spagna, l'Italia e i Balcani e siamo attivi in tutti questi paesi nella fornitura di soluzioni per l'industria. Da tanti anni tra l'altro vengo qui come ospite e lavoro volentieri col professor Chiaroni e il professor Chiesa sulla parte di energy efficiency, proprio perché l'industria italiana è il nostro mercato di sbocco preferito. Senta, venendo alla, al tema della decarbonizzazione, e, eh, parliamo appunto, il focus in questo caso è l'Italia, qual è il vostro punto di vista? Voi siete una società che ra raccoglie, raggruppa, mi sembra, un gruppo che raccoglie 14 società, giusto? Ecco, qual è il vostro punto di vista, visto che voi avete una, una prospettiva molto ampia? Sì, giusto, noi raccogliamo 14 società che forniscono soluzioni all'industria, tipicamente con tecnologia motore alternativo. Mm -hmm. Quindi per noi la decarbonizzazione è stata una priorità strategica da analizzare. Da tanti anni lavoriamo nella cogenerazione in Italia e siamo il player numero due in Italia ormai da una decina d'anni. Ed è proprio il motivo per cui ci viene così spontaneo parlare dell'industria manufatturiera italiana e soprattutto per la parte non hard to abate, quindi non ci occupiamo di raffinerie o di cementerie, ma ci occupiamo di settore del cibo, ci occupiamo di farma, ci occupiamo di plastica, di carta. E come abbiamo visto, questo settore cuba circa il 12% delle emissioni e dai nostri studi riteniamo che nei prossimi dieci anni verranno spesi tra i 15 e i 20 miliardi di euro in Italia per la decarbonizzazione del settore. I due messaggi che volevo provare a portare oggi sono da un lato la cogenerazione continua a essere lo strumento più efficace disponibile oggi per fare efficienza energetica e riduzione delle emissioni in azienda. Questa è una conclusione che insieme al professor Chiesa e al gruppo di Davide Chiaroni abbiamo ritrovato in tutti gli osservatori degli ultimi anni. Quindi il primo messaggio è la cogenerazione è tutt'ora ad oggi viva, sta bene uh -huh. e anzi è la tecnologia più efficace che abbiamo a disposizione nelle nostre aziende. Noi vediamo un trend positivo fino al 2025 ancora sicuramente e probabilmente fino al 2030. Quindi la cogenerazione non è morta. Uh -huh. In parallelo anche noi abbiamo dovuto iniziare a lavorare per eh, ampliare la nostra offerta di soluzioni andando verso quello che pensiamo sia il futuro e quindi soluzioni elettrificate. Prima conoscevo un po' di colleghi nuovi tra i relatori e quindi c'è uno spazio che ha a che fare con solare fotovoltaico, pompe di calore, sistemi di accumulo, sistemi di gestione della potenza, che noi pensiamo sia una trasformazione già in essere. Pensiamo sia alla trasformazione che ci accompagnerà nei prossimi dieci anni, per cui prima del 2030 riteniamo che questa elettrificazione sarà ormai la norma nel grosso dell'industria italiana. Non ci sarà, secondo noi, una tecnologia vincente, ma sarà sempre più spesso un tema di combinare tecnologie sulla base del vostro fabbisogno del sito specifico, dell'industria specifica ed è quello in cui Tesia e CGT storicamente sono molto forti. Quindi noi siamo di nuovo al servizio dell'industria manifatturiera italiana per fornire soluzioni su misura di cogenerazione, più solare, più batterie, più elettrificazione. Allora, Ingegneria Carnevali, Renovis, il vostro POS è Replace e Repair. Vi abbiamo visto a SPS, a Parma. Presentare come, raccontare come si può ricondizionare un impianto. Ecco, che cosa proponete alle aziende per risparmiare energia? È un tema, abbiamo sentito prima, dalle parole del professor Chiesa e del professor Bertelè. Però, allora, sì, è vero: Renovis è una, in realtà è un energy service company, quindi una ESCO, che opera più come general contractor che non come ESCO. Eh, Sostanzialmente per definizione, quello che facciamo è realizzare impianti, in sostanza, impianti destinati esclusivamente all'industria. E sono impianti che consentono appunto al settore industriale, che come diceva il collega giustamente e eh, come è stato detto anche prima, rappresenta una grossa fetta eh, dell'impatto ambientale. Eh, quello che facciamo appunto è eh, accompagnare i nostri clienti in un percorso che consenta loro di ridurre in maniera spesso anche molto significativa le emissioni e i consumi energetici attraverso delle soluzioni di efficienza energetica principalmente il recupero dei cascami termici che dal nostro punto di vista in base alla nostra esperienza è forse una delle prime eh, iniziative di best practice che bisogna operare all'interno degli stabilimenti industriali eh, per cercare di eh, spremere quel limone che è dato dal consumo energetico di uno stabilimento e ottenerne il massimo in in termini appunto di efficienza energetica e di riduzione dei consumi, quindi trasformare il calore in particolare che è la nostra specializzazione in qualcos'altro di utilizzabile all'interno del processo. Bene, vediamo adesso come è andato questo sondaggio. La domanda era quale ritieni sia il settore su cui puntare maggiormente al fine di ridurre le emissioni. Eh, tra le risposte, tra le, ecco vediamo un po', il 42% eh, indica la produzione di energia e calore. Il 25 trasporti, il 20 industrie e poi residenziale terziario a seguire. Allora, ingegner Bozzini. Ehm, lo scorso 21 settembre, se non sbaglio, c'è stato il primo congresso annuale dedicato al patto per la decarbonizzazione del trasporto. C'era anche il professor Chiaroni, eh, appunto, promosso assieme al gruppo Energy Strategy. L'ha già detto in parte, eh, i risultati, se me, rimetti, se me li rimetti, ecco, al secondo posto vediamo il trasporto. Ecco, che cosa possono fare, in, so, in due minuti è un tempo limitato, ma insomma, ci dia qualche spunto. Cosa possono fare i trasporti in questa direzione per ridurre appunto le emissioni? Eh sì, allora il, la domanda del sondaggio, puntare, mi ha fatto venire in mente la roulette, quindi quando io gioco alla roulette devo cercare di puntare dove ho maggior probabilità di vittoria, di vincita, ma anche di ridurre le perdite. Quindi sulla prima io punterei dove il mio investimento è maggiormente efficace, quindi eh, ho la tecnologia già disponibile e eh, magari manca un po' il salto di mentalità. Quindi un altro punto importante dello studio del Politecnico era proprio sul comportamento. Quindi sicuramente ad oggi abbiamo una eh, componente prevalente di trasporto su strada, ad esempio, i nostri passeggeri arrivano in aeroporto al 62% utilizzando l'auto, eh, che include auto privata, taxi, autonoleggio. La sfida è convincerli, quindi sia a livello di mentalità, ma anche di logistica, di facilità ad utilizzare altri mezzi o utilizzare l'auto elettrica. Quindi ad esempio per questo stiamo realizzando tantissime colonnine elettriche in aeroporto e stiamo lavorando con uh, ferrovie come dicevo prima. Mm -hmm. La seconda parte del puntare è ridurre le perdite, quindi io devo cercare di investire anche in quei settori ad esempio il trasporto aereo, in cui la soluzione non è già disponibile, investire in ricerca, investire in sviluppo, in nuovi investimenti, perché questi magari non saranno eh, immediatamente attuabili, ma devo anche pensare al 2050, quindi trovare una soluzione che dal 2035-2040 possa adottare per arrivare a un net zero al 2050. Bene, Ingegner Longa di Tesia, allora su cosa dobbiamo lavorare dal suo punto di vista per ridurre le emissioni CO2? Sì, per la parte industria, per la parte industria manifatturiera noi vediamo un trend importante che serve sia a ridurre le emissioni ma anche collegandoci al, all'introduzione del professor Bertelet serve anche a stabilizzare le grandezze economiche rispetto agli scenari molto volatili di, di questo periodo. Sicuramente eh, si parte dalle misure di efficienza, eh, tra queste noi sempre più spesso utilizziamo strumenti di audit energetico e di audit di emissioni, che molto spesso le nostre industrie italiane hanno già in proprio possesso e hanno necessità di rendere più attuali. Eh, ci sono poi tante tecnologie in questo momento a servizio dell'industria. Proprio stamattina parlavo con qualche collega che ho conosciuto in platea della possibilità di, ad esempio, utilizzare pompe di calore sui processi a temperatura più contenuta fino a circa un centinaio di gradi: è qualcosa che noi tipicamente proponiamo. E ovviamente, insieme a questa elettrificazione si deve accompagnare l'installazione di potenza rinnovabile distribuita. E il nostro caso più tipico è quello dell'installazione di sistemi solari. Quindi. Quello che io raccomanderei, quello che noi raccomandiamo sempre ai nostri clienti è il più possibile usare questa occasione per prendere una prospettiva olistica sul tema delle emissioni e dell'efficienza energetica, guardandone le diverse componenti di emissione, di costo, perché dall'altra parte io ho sempre un imprenditore che, come dire, il suo lavoro è tirar fuori valore dalla sua attività, ma in questo momento anche sicurezza energetica, perché Vuol dire esporsi meno alle fluttuazioni del mercato. <susurra> Allora, invece, ingegnere Carnevalis, eh, un, un suo commento su questi risultati. Renovis. Mi sento di commentare anch'io l'aspetto la, legato all'industria. All Nel Polo è uscito una percentuale significativa di consensi legati proprio al settore industriale e eh, se penso a come promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'industria penso a un concetto che potrebbe essere quello di simbiosi. No? Sappiamo che in un sistema simbiotico abbiamo due sistemi che si aiutano reciprocamente, eh, ognuno mettendo a disposizione la risorsa che ha a disposizione in quel momento. Esattamente in questo modo, all'interno di uno stabilimento industriale o di una realtà industriale, eh, un distretto può essere di aiuto all'altro. Capite? E quindi in sostanza ad esempio eh, recuperare energia da un processo industriale eh, irrinunciabile per quell'industria, come potrebbe essere eh, la produzione della carta, come potrebbe essere la fusione di un metallo o del vetro, quindi recuperare calore eh, disperso in quel caso e eh, trasformarlo in qualcos'altro di essenziale all'interno di quel processo industriale, come potrebbero essere... Vettori energetici quali il vapore, l'acqua surriscaldata, l'acqua calda, tutti i vettori, persino l'acqua refrigerata attraverso banalmente il processo d'assorbimento, oppure ancora energia elettrica attraverso la tecnologia ORC, eh, che oggi eh, ci dà dei risultati di efficienza leggermente migliori rispetto al passato e con eh, entalpie coinvolte, quindi i calori necessari da recuperare inferiori rispetto al passato. Ebbene, con tutte queste soluzioni, è possibile incidere in maniera davvero significativa sui risparmi energetici, sulle emissioni legate al processo. Eh, sull'impatto e sulla, eh, in positivo sulla decarbonizzazione di un processo industriale. Non ultimo anche sulla competitività delle imprese, che chiaramente ne, ne giova nel momento in cui una fetta considerevole di quelli che sono i costi vivi legati ai consumi energetici viene recuperata attraverso quello che è appunto il concetto di recupero e di riciclo alla fine, in questo caso appunto del calore. Bene, allora eh, complimenti a tutti, grazie agli interventi. Allora, grazie all'ingegnere Bozzini Aeroporti di Roma. Domanda flash: so che fa parte del FAI, ci sono state le giornate d'autunno, vediamo se il professor Chiaroni è d'accordo con me. Dov'ha consigliato di andare sabato e domenica scorsa a Milano? Campus Politecnico di Bovisa o Campus Politecnico di Bovisa? Vediamo qual è la risposta. allora, Io a Roma mi sono impegnata, sono andata a vedere la, la sede della Rai, non, non, non ero, non ero vabbè, qua. Vabbè. Però, venendo, ho visto i cartelli del FAI, che indicano ha visto. le frecce, infatti, l'ho detto, sì, sì, sì. detto apposta. <ride> bene, bene. Allora, Ingegner Longari, Tesia, eh, domanda flash per lei: lei è un ingegnere aerospaziale, ma andrebbe in vacanza sulla Luna, oppure no? Io sì, sono, cioè, ci andrei e tra l'altro io sono stato fabbricato qua dietro. Ah, quindi sì? sì, sì, qui al campus al, al Palazzo L, quindi assolutamente sì. Assolutamente sì. Grazie anche a lei, infine l'ingegnere Canemaris Renovis, domanda anche per lei Flash, ma è vero che Don Rodrigo dei Promessi Sposi abitava a Vaprio d'Agogna, dove avete voi la sede? Non lo so sinceramente, non lo so assolutamente, sono sincero e Possibile. Allora, la risposta prossima, al prossimo rapporto, va bene? Delle nostre parti è Boniperti, se qualcuno <ride> si ricorda chi <chiaro>. è. <ride> va bene, va bene. Grazie mille a tutti voi, un applauso ai nostri relatori, grazie mille. Bene, bene, vediamo il secondo panel, grazie regia. Bene, bene, allora secondo viaggio eh, lo facciamo con ASSO Clima collegato online, col dottor Fernando Pettorossi, capogruppo Pompe di Calore, lo facciamo con l'ingegnere Fausto Lobrano collegato anche lui online, responsabile di sistema di gestione dell'energia di UniPOSAI e lo facciamo appunto con... Veos, l'ingegnere nucleare, sbaglio? No. no. Chernobyl quindi. <ride> Riccardo Bani, amministratore legato appunto di Veos, Energy Management e Trading di Energie. Peraltro è già fondatore di Energia Spa so genio, se sì, non sbaglio. Sì. Bene, bene. Allora, vediamo il sondaggio eh, in sala e online. Ritieni che il valore del mercato attuale, della decarbonizzazione in Italia sia sufficiente? E a quale le opzioni sono sì, no, lo Stato dovrebbe intervenire con ulteriori incentivi, no, ma la situazione contingente ne dovrebbe comunque eh, ne renderebbe scusate, comunque difficile l'espansione. Quindi votiamo menti.com come appunto abbiamo fatto nel precedente sondaggio. Bene, partiamo con l'ingegner Petto Rossi a Soclima, collegato eh, online. Vediamo se eh, compare l'ingegner. Petto Rossi, peraltro con lui verrà dopo. Bene, bene. Eh, procediamo con, andiamo all'ingegner Lobrano di Unipolsai, che anche lui okay. dovrebbe essere collegato online. Eh, qui... Buongiorno. Eccolo qua. Qui, ingegnere, io gioco in casa perché abitando a San Donato Milanese ho la sede di Aurora di Unipolsai. Quindi le faccio la domanda. Perdo perché... qualche colpo, eh? Dico, abitando a San Donato Milanese sono davanti esattamente alla sede di Unipolsai. Quindi tutti i giorni vedo il vostro palazzo, anzi, la mia, mia casa. Quindi la domanda eh, personale e poi allargata ovviamente al alla, alla tema di oggi: ecco: sul fronte della decarbonizzazione, che tipo di attività avete previsto come funzione tecnica immobiliare di Unipolsai? Dunque, eh, intanto mi permetta di dire mi dispiace non poter essere da lì in presenza, perché sicuramente eh, il grado di partecipazione e coinvolgimento e quindi anche il risultato sarebbe stato decisamente più più coinvolgente, appunto, più interessante. Dunque, la risposta alla domanda in sostanza si può sintetizzare con due attività principali. Intanto quella di agevolazione di qualunque tipo di eh, attività e di tecnologia eh, che è coinvolta nelle emissioni di CO2 sponsorizzando l'uso dell'elettricità da una parte, quindi attività sul perimetro immobiliare, tecnologiche ovviamente, e dall'altra parte anche quella di responsabilizzazione degli utenti. Eh, questo perché lo dico, perché il settore immobiliare lavora in sostanza su eh, oggetti edifici che contengono... Eh, persone e questa non è una caratteristica come posso dire secondaria eh, perché come dicevamo come qualche tempo fa in un convegno simile dietro un interruttore che eh, genera un consumo e di conseguenza un'emissione di CO2 ci sono delle persone e questa parte deve essere gestita e gestita eh, è considerata. D'altra parte, come dicevo, ci sono le, le, le operazioni più classiche che sono quelle di trasformazione delle centrali, fondamentalmente le centrali termiche, eh, in centrali che funzionino energia elettrica. Il, il lavoro di per sé concettualmente non è particolarmente, come posso dire, eh, complicato. E, il panorama, il perimetro è, però, decisamente vasto nel senso che eh, il settore immobiliare è mh, innanzitutto fortemente integrato con eh, la società eh, di unipossi assicurazioni. Eh, questo quindi crea dei legami con le attività che sono dell'immobiliare con la variazione del perimetro immobiliare, con la variazione dei tipi di immobili. Eh, in sostanza, noi si lavora su circa eh, 26 direzionali eh, e la rete dei centri di liquidazione sul territorio. E, mh, per fare questo, cioè per intervenire in maniera organica, che eh, posso dire livellata, allineata su tutto quanto quello può essere fonte di emissione di CO2, eh, ci avvaliamo eh, del sistema di gestione dell'energia. Eh, in sostanza, quindi, diciamo che il compito, se vogliamo, è abbastanza impegnativo per la quantità anche dei punti sui quali dobbiamo intervenire. Eh, proprio perché eh, il, 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 la massa critica, seppure fatta di piccoli centri, è molto impegnativa. Quindi, questo crea questioni che riguardano la pianificazione, le tempistiche e un lavoro di squadra che, come dicevo prima, è molto importante: molto importante. Bene, eh, Ingegner Bani, eh, Veos, eh, lei insomma, è un grande esperto di centrali elettriche, no? dalla, dalla produzione al trading alla vendita. Ecco, qual è il suo punto di vista e quali sono le tecnologie più promettenti per raggiungere gli obiettivi che, di cui abbiamo parlato prima, al 2030, al 2050? Allora, se, se ho sottolineato il che in questo periodo viene messo in discussione il progetto di decarbonizzazione, no? ogni tanto si sente parlare di situazioni contingenti che debbano portare allo slittamento, magari ci torniamo dopo. Se questo è l'obiettivo, la strada dell'elettrificazione dei consumi, lo dicevano magari prima, è no? uh -huh. anche quella della riduzione dei consumi e quindi efficienza energetica penso sia indubbiamente diciamo, la strada da percorrere. Tre settori, eh, trasporti, e cito pochi numeri, 35 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di consumi, è tutte termiche. E civile, mi sono un po' meravigliato il fatto che il residenziale sia risultato diciamo, un obiettivo o meno prioritario no? rispetto alla produzione e all'industria. Ma residenziale è 50 milioni di tonnellate, residenziale, scusate, commercio, diciamo la climatizzazione: 50 milioni di tonnellate di petrolio consumate, di cui 35 termiche, quindi come i trasporti. Terzo, l'industria: 25 milioni di tonnellate equivalenti petrolio consumate, di cui 15 ancora termiche, totale 85 milioni sui 118 mi sembra sta scritto nel report, quindi il 70 passa per cento in questi tre settori. L'unico settore che in questo momento è indirizzato ai è trasporti, no? ma grazie non tanto alla regolazione quanto soprattutto ai costruttori automobili c'è stata una disruption e i costruttori hanno deciso andiamo nella direzione elettrica poi sicuramente la norma ha spinto in quella direzione però è partita prima la rivoluzione dato imprese che le obbligazioni diciamo le indicazioni normative ecco negli altri settori quindi elettrificazione, consumi, industria piuttosto che civile diciamo climatizzazione Ancora non si fa niente. No? In generale, i nostri consumi energetici finali sono stabili da, da 7-8 anni, non abbiamo mai fatto grandi riduzioni. L'industria, abbiamo visto, ma più prevalentemente, oltre che interventi efficienze per motivi di crisi. Dal 2008 insomma, la crisi industriale ha ridotto significativamente la produzione in questo Paese. E come abbiamo cercato, stiamo cercando noi di farlo. Me lo sono segnato su, Abbiamo provato a dare una risposta a due punti dell'onorevole Toia, coraggio di fare cose nuove e strumenti da mettere in campo. Bene, abbiamo cercato di, con una società del gruppo, si chiama Teon, di lavorare a migliorare una tecnologia che diciamo, è nata alla fine dell'Ottocento, è la pompa di calore, lo citava Longari prima. In due direzioni, la prima aumentarne le temperature di esercizio, quindi arrivare a superare i 70-80 possiamo arrivare fino a 95-100 gradi, ma si può ancora andare oltre lavorando nella parte ricerca e sviluppo. La seconda ovviamente migliorarne l'efficienza dell'applicazione. E questa macchina può sostituire, io dico, quasi tutto il potenziale termico che oggi usiamo nella climatizzazione invernale edifici e sto prudente, un terzo, la metà della parte industria, no? dei quei 15, diciamo, coprirne 5, 6, 7. Totale, anche qui per fare dei numeri tondi, 40 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio termiche potrebbero essere sostituite da pompe di calore ad alta efficienza e alta temperatura. Eh, vuol dire spostarle su 10 milioni di tonnellate equivalenti elettriche a questo punto e i 30 sono risparmiati, quindi due benefici, elettrifichiamo quasi tutti i consumi termici e nello stesso tempo riduciamo di 30 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio la parte diciamo, di consumi sui 48 che ho visto essere l'obiettivo, quindi più del 60%. Credo che questa sia la strada e spero che i costruttori di caldaie abbiano la voglia il coraggio di fare la stessa disruption perché è Diciamo, nell'ambito della decarbonizzazione, una di quelle iniziative vincenti. Vincono i cittadini e le imprese perché si risparmiano soldi e si dà beneficio all'ambiente, vince il Paese perché andiamo nella direzione della sicurezza elettrica del nostro Paese e anche dell'autonomia energetica. Vediamo com'è andato il sondaggio. Allora, il, il tema era: ritieni che il valore del mercato attuale della decarbonizzazione sia sufficiente? Vediamo il risultato, cos'è venuto fuori. Allora, dice no e lo Stato, eh, lo Stato dovrebbe intervenire con ulteriori incentivi, al 75%, insomma la stragrande maggioranza. Poi un 25% no, oh, la situazione contingente... Eh, ne renderebbe comunque difficile l'espansione. Eh, partiamo da lei, Ingegner Bani Veos. Come, come commenta questo risultato? Ma, eh, innanzitutto con ottimismo, perché ho, ho messo il sé eh, nella, nel, al sé della carbonizzazione mi sembra che insomma, da questo sondaggio emerga che. Nonostante il conflitto, la situazione critica che stiamo vivendo, la strada deve essere quella di spingere ulteriormente. Condivido ovviamente la necessità di spingere ulteriormente in questa direzione e che le strade siano sicuramente quella delle semplificazioni, penso soprattutto in questo caso alla produzione da fonti rinnovabili. Noi abbiamo, eh, diceva l'amministratore della Donna Roma di Terna, abbiamo 3.000 megawatt probabilmente che entreranno in esercizio, ma 280.000 megawatt di domande ancora pendenti, quindi siamo ancora ben lontani da perseguire gli obiettivi e quello degli strumenti di sostegno qui dico forse meglio utilizzati no? andiamo a premiare tutto, proporzionalmente in maniera crescente tutte quelle iniziative che riducono l'energia primaria fossile no? oggi probabilmente il super bonus prendo la residenziale ha un po' appiattito tutto queste due classi eh, autorizzano a riconoscere il 110% a qualunque cosa ecco c'è un tema che spesso ci dimentichiamo, è stato citato: l'infrastruttura di rete non tanto per la CO2 può risparmiare, quanto che se non investiamo sulle infrastrutture di rete alta, ma soprattutto media e bassa tensione, questo sarà veramente il freno all'elettrificazione dei Rischierà di essere il freno all'elettrificazione dei consumi. Quindi questo è un elemento da tenere presente. Bene, andiamo, passiamo a un commento dell'ingegnere Lobrano di Unipolsai che è collegato via Teams. Allora, abbiamo visto i risultati del sondaggio eh, dove emerge che eh, insomma, lo Stato dovrebbe, potrebbe fare di più. Vediamo cosa, come commenta lei, ingegnere Lobrano. Ma personalmente credo, personalmente in base alle esperienze, che. Eh, al di là degli aspetti tecnici fiscali del, dell'ETS o del carbon price interno alle organizzazioni, ehm, la parte relativa agli incentivi sia la più interessante, eh, perché da un punto di vista più amministrativo, se vogliamo, che è quello, diciamo, quello nostro, è quello mio, eh, si vince un po' a volte una lentezza nelle risposte e una rigidità nei vincoli urbanistici, paesaggistici ed architettonici. Questo secondo me potrebbe essere un settore di sviluppo, di miglioramento dal punto di vista dell'assistenza che diciamo così, lo Stato può dare in questo senso. Allora Torniamo, al, torniamo all'inizio quando avevamo appunto annunciato il dottor Fernando. Petto Rossi di Asso Clima, costruttore di sistema di climatizzazione. Allora, abbiamo visto il sondaggio, c'è eh, una grossa richiesta a, a, allo Stato italiano. Dal suo punto di vista, peraltro, è un momento molto caldo: no? nel senso, si parla tanto di caloriferi, eh, si è parlato appunto di, di una riduzione del, di un'ora al giorno, di 15, minuti, di 15 giorni nel periodo invernale, insomma. Si parla tanto di, di, del vostro settore e del vostro ambito. Proviamo a entrare nel tecnico adesso, dottor Pettorossi. Come interagisce la smart heat pump con la rete elettrica? L'ingegner Bani ne ha appena parlato, ha citato appunto il tema delle pompe. Co, come, come interagisce? Sì, le rinnovabili elettriche... Interagiscono tranquillamente anche sulle pompe di calore, l'aumento della quantità di rinnovabile, migliora anche la quantità di di vista termico, quindi elettrica. Però abbiamo un problema che vorremmo risolvere, perché le pompe di calore in realtà sono macchine intelligenti, sono macchine che riescono con i loro programmi a dialogare con la rete elettrica perché oggi si tende a non a sottovalutare questo aspetto eh, nella rete elettrica abbiamo dei momenti di picco che dovremmo eh, soddisfare con delle centrali eh, che entrano in funzione rapidamente con costi altissimi e che eh, vengono utilizzate diciamo poche, pochi giorni poche, pochi giorni all'anno poche ore della, complessive nell'arco di, di, di un anno. Ecco, le pompe di calore interagendo con la, eh, con la rete elettrica possono ricevere dei segnali direttamente dall'aggregatore, il quale li può, può ridurre la potenza, può creare molti segnali sulla rete, può al limite interrompere una parte di carico, però in un modo selettivo, chirurgico, non l'interruzione che crea problemi come abbiamo visto. Io ho partecipato ai piani di emergenza del 73, eh, le, le due ore eh, buio una zona, due ore un'altra zona, cioè avevamo dei paesi al buio completamente o condomini al buio, ecco, noi vorremmo evitare questo disagio. Le pompe di calore eh, possono arrivare fino a 10 milioni di kilowatt per abbattimento della punta, e ovviamente possono essere selettivi sul territorio, secondo dove c'è la necessità, e eh, non creano questi disagi che ho detto prima, perché il nostro sistema intelligente riesce a far interrompere solamente il compressore, lasciando la macchina alimentata, in modo che la macchina non coglie come segnale di guasto e può essere tranquillamente, cioè può dialogare con la rete in questo senso, l'accumulo termico dell'edificio oppure un sistema di accumulo impiantistico di acqua calda nel circuito fa sì che la macchina mh, da, con, contribuisce e dà un carico termico necessario per alcune ore, quindi poiché l'interrompibilità della punta può avvenire per 5-10 minuti, un quarto d'ora, non ha tempi lunghi se non c'è un guasto, è chiaro che l'inerzia termica eh, fa sì che il cliente non si accorge dell'interruzione. Così facendo, evitiamo di interrompere condomini, interrompere i paesi, la fornitura di energia in caso di necessità, e questo è molto importante. Ovviamente, vi è anche un sensibile risparmio, come diceva il mio predecessore prima, un forte risparmio di energia primaria. Si elettrifica il paese, ma si ma diminuiscono i consumi energetici e riduciamo soprattutto l'importazione di gas dalla Russia, che in questo momento c'è molta attenzione su questo problema. Grazie. Bene, grazie mille a lei. Bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio il dottor Pettorossi di Assoclima, ringrazio l'ingegnere Lobrano di Uniposai, vediamo grazie se è collegato. Ingegner Lobrano, una grazie. domanda per lei. Ho visto che su LinkedIn c'è una bellissima foto sua con delle cuffie strepitose. Che musica ascolta? Erano i tempi in cui di, cercavo per mio dono, di promuovere alcune idee attraverso la radio. Eh, era una trasmissione radiofonica. Benissimo. E lei invece ingegner Bani, se la decarmonizzazione fosse un brano musicale, quale sarebbe? Vediamo un po'. Ma eh, A me piace una carbonizzazione che sia continua, stabile, direi tranquilla anche se non, non troppo lenta. Mi piace molto il piano, direi se dovessi mettere un brano, un CD, Chi eh, Jarre Jasmine o The Call Concert. Bene, benissimo. Allora, grazie mille, grazie ai nostri attori, il dottor Rossi a Soclima, il dottor Lobrano Iposai e l'ingegner Bani di Veos. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Bene, bene, allora proseguiamo il nostro viaggio nella sostenibilità, facciamo un terzo viaggio. A questo punto vediamo dalla regia chi sono i relatori. Bene, allora, allora, allora. Eh, abbiamo di Energy Saving eh, l'ingegnere meccanico Renato Ornaghi, eccolo, prego. Abbiamo eh, il dottor Enrico Velluomo di Galileo, Energy Manager, ecco. eccolo qua. E poi, e poi, e poi, appunto, c'è il sottoscritto. <ride> allora, allora, eh, bene, bene. Eh, veniamo il, il terzo sondaggio. Il terzo sondaggio online e in sala. Eh, rispondiamo a questa domanda. Ritieni che il quadro normativo nazionale per la decarbonizzazione sia adatto per raggiungere eh, gli obiettivi comunitari globali? Risposte possibili, sì, sì, ma sono in parte no. Appunto, votiamo come sempre con la mente su menti.com. Allora, ingegnere Ornaghi, Energy Saving. Parliamo di trasporti e di rete elettrica. Quali conseguenze potrebbe avere l'elettrificazione dei trasporti su larga scala sulla, sulla rete elettrica? Eh, la dottoressa, da, appunto, d'Aeroporti ce n'ha già parlato di questo, questo sviluppo che loro stessi stanno promuovendo. Eh, buongiorno a tutti innanzitutto. Eh, la domanda è molto pertinente perché i trasporti sono forse l'ambito più. Eh, difficile da aggredire sia per la diffusività del parco auto, un'industria per sua natura ha una gerarchia eh, amministrativa che consente di prendere decisioni veramente rapidamente. Ehm, io ascoltavo l'ingegnere poco fa quando citava i consumi eh, in tonnellate di petrolio per i trasporti, stiamo parlando di 35 milioni di tonnellate, quindi sono circa 32-33 milioni di tonnellate di combustibile. Io, siccome sono ingegnere, faccio un'operazione molto semplice e dico, se questa energia dovesse essere portata dall'elettrificazione, ho fatto un conto un po' della, velocemente, ma sono circa 110 eh, terawattora anno. Eh, cioè il parco elettrico automobilistico dovrebbe consumare 110 terawattora. Se pensiamo che attualmente il sistema paese consuma 310 terawatt vuol dire aggiungere un plus di elettrificazione importantissimo, parliamo di un 30, 33% in più e possiamo intuire quale carico di stress porterebbe questo contributo additivo di consumo al sistema elettrico eh, nazionale, eh, un contributo che potrebbe anche rivelarsi tale da eh, rendere insostenibile il, la capillarità che è necessaria nel portare elettrificazione a, a tutti i veicoli. Eh, a me è piaciuto in, questo, in questa agenda vedere che tra i pillars che eh, sono indispensabili c'è la comunità energetica. Comunità energetica vuol dire sostanzialmente avvantaggiare il più possibile la generazione distribuita. Cioè ecco una delle soluzioni per poter. Fare in modo che questo surplus di energia elettrica vada a raggiungere una capillarità straordinaria di veicoli è quella di produrre eh, rinnovabili il più possibile vicino all'utente. Le comunità energetiche, per loro natura, sono uno, un potenziale straordinario strumento eh, di produzione dal basso e che consentirebbe, da un lato, di incrementare la produzione rinnovabile, che è uno dei pillar ma dall'altro ridurre lo stress ehm, come dire, eh, strutturale che il sistema in media alta tensione avrebbe diversamente se ragionassimo in termini di grandi centrali eh, di produzione fotovoltaica che pur sono indispensabili e pur sono giustamente cantiarizzabili, o meglio, stanno aspettando di essere cantiarizzate. Allora, ingegnere Belluomo, Galileo. Bentornati, no? ci siamo visti lo scorso uh, con il suo collega Paolo Grossi, lo scorso 17 maggio, allora se ricordo bene la vostra società appunto si chiamava Galileo Green Energy, quindi avete fatto questo, questo rebranding tenendo il nome Galileo, giusto? Giusto, uh, buongiorno a tutti innanzitutto e complimenti per il report. Mm, sì, abbiamo accorciato il nome. Avete accorciato no. però tenendo appunto il nome. Sì, della, tenendo, tenendo esattamente il, il nome. E Galileo è una giovane piattaforma, una giovane perché nasce nel gennaio del 2020 da eh, investitori istituzionali dall'altra parte del mondo, neozelandesi e australiani, che hanno deciso di investire in Europa. Ehm, e quindi anche in Italia, tra i principali mercati europei, per sviluppare impianti da fonti rinnovabili. Appunto, noi rientriamo in uno di quei pilastri eh, rappresentati prima per colmare quel gap che dobbiamo andare da qui al 2030 e poi anche al 2050. Di, ehm, oggi abbiamo una pipeline di 6 gigawatt di, uh, di, di capacità. Uh, in Italia poco meno di un gigawatt. Guardiamo tutte le tecnologie, e, ovviamente le fonti rinnovabili, dal solare fotovoltaico al wind onshore, offshore. Da poco, proprio anche in Italia, abbiamo reso pubblico un, un progetto in Puglia di più di 500 megawatt di floating offshore. Quindi ecco. Siamo anche molto avessi nel guardare le eh, tecnologie anche più, più avanzate e più innovative. E, mh, rientriamo appunto eh, tra gli attori per la decarbonizzazione, non solo in Italia ma anche appunto ripeto, a, livello, a livello europeo. Perché poi Ovviamente, queste missioni non dobbiamo solo pensare al nostro piccolo, ma dobbiamo poi cercarle di trasportare proprio anche a livello Europa e, e, e mondo. Ecco, su questo punto le vorrei fare una domanda. Energy Strategy lo sta facendo con questo rapporto, lo stiamo facendo tutti assieme. Ecco, come possiamo accrescere la consapevolezza dei passi che restano da compiere? Abbiamo visto delle sfide, professor Chiesa. Ha individuato una grossa sfida, no? che ci aspetta, cioè in otto anni dobbiamo fare quello che abbiamo fatto in 17 anni. Come si aumenta questa consapevolezza? Le, sicuramente una consapevolezza, anche proprio partendo dal basso, ma non per importanza. Dal basso dico proprio di educazione anche alla collettività proprio delle, delle persone, come appunto parlava anche prima l'onorevole Toia, parlava di. Ehm, di creare consenso, dobbiamo creare consenso uh, da, tutti, da tutti i livelli, da, dalle scuole, quindi a livello proprio di, di educazione, agli enti locali e eh, a salire quindi anche ovviamente a chi poi andrà a deliberare nuove, il nuovo quadro normativo. Vediamo adesso il, il comandante sondaggio. Allora, ritieni che il quadro normativo nazionale per la decarbonizzazione sia adatto per raggiungere gli obiettivi comunitari e globali? Vediamo la risposta. Qua no, qui siamo bocciati. Vediamo che il 50% dice no, sì, ma in parte. Ingegner Ornaghi, come la vede? Eh, noi, eh, come energy saving, strutturalmente dobbiamo vendere efficienza energetica e l'efficienza energetica come dice giustamente questo pillar è uno dei cardini fare efficienza energetica eh, grazie a Dio le imprese non hanno smesso di farlo anzi oso dire che proprio eh, la turbolenza dei prezzi di queste settimane di questi mesi ha spinto le imprese a fare due cose fare efficienza energetica e fare eh, rinnovabili quindi paradossalmente la, la tempesta sta aiutando. Adesso non voglio vedere un bicchiere più, più pieno del mezzo pieno, che, anzi, meno del mezzo pieno. Ehm, però ecco, eh, quando si fa efficienza, ci sono strumenti incentivanti a livello normativi, e penso soprattutto ai certificati bianchi, che eh, sono, sono un'intuizione tutta italiana, pensata più di dieci anni fa, che ha funzionato benissimo. Come tutte le cose che funzionano benissimo, hanno qualche tarlo che è stato sfruttato da soggetti che l'hanno usato per mezzi non, direi, non corretti. Ma ecco, buttare via il bambino con l'acqua sporca, rendendo lo strumento di certificato bianco uno strumento estremamente complesso e difficile da attuare e soprattutto impraticabile quando i risparmi non sono dell'ordine di eh, mega o gigawatt-ora all'anno, quindi piccoli interventi eh, che possono essere sostituzione di un motore elettrico o qualche motore elettrico, ecco lì vedo che il sistema paese normativo richiederebbe eh, un po' di eh, efficientamento. Gli strumenti ci sono, lo, il certificato bianco c'è ancora ed è molto utile perché dà un plus, dà un boost all'efficienza energetica iniettando valore in chi fa efficienza. Eh, purtroppo il diavolo sta nei dettagli e in questo caso la burocrazia ci mette un po' lo zampino. Senta, volevo farle una domanda flash, ho visto che pochi mesi fa voi avete certificato il parco di Montevecchia, peraltro se chi non lo conosce vada a visitarlo perché è splendido, qui vicino a due passi, come il primo parco a emissioni zero, ecco, come fare a... A fare che questa best practice sia adottata da tanti altri parchi, non penso sia il primo, l'unico, giusto? È il primo parco italiano che ha eh, volontariamente censito il plus di pian, pian, piantumazione, perché ovviamente il parco ha alberi vecchi di secoli e in questi non sono figli delle scelte gestionali del parco, ma il parco ha negli anni eh, piantumato moltissimo ed era giusto a mio avviso e questo è il suggerimento che abbiamo dato dare una visibilità a questa azione di piantumazione che istituzionalmente i parchi fanno quindi io credo siccome mio nonno diceva fai bene e fai sapere, cioè hai piantumato hai fatto un'azione di decarbonizzazione magari con altre finalità però nei fatti il tuo ruolo ha generato valore ha generato un sink come si dice in termini anglosassini di CO2 che eh, puoi usare per te e magari puoi usare anche per qualcun altro che volesse usarli in termini di decarbonizzazione. Eh, C'è una barriera di conoscenze. Eh, anche se forse Lega Ambiente sta facendo una campagna ma su questo. Penso proprio che sia utile perché tantissimi soggetti parco fanno. Anzi, lo devono fare, credo, proprio per statuto: un'azione di ripopolamento, chiamiamolo così, mm. biologico del, del parco. Ecco, queste sono azioni che eh, fatte eh, sistematicamente generano un tesoretto. E questi tesoretti eh, è un peccato lasciarli nel cassetto, pensando che il parco sia la classica struttura pubblica, che insomma c'è questo. Queste vulgate che dicono che sono sovrastrutture che non servono a niente perché le piante crescono lo stesso. Non è, non è così e ci è sembrato bello aiutare questo parco a diventare una piccola eccellenza visibile usando questa CO2 usata da loro, prodotta da loro, o meglio non prodotta da loro, per enfatizzare questo ruolo cruciale veramente un'iniziativa un molto interessante, questo si chiama Il nonno che l'ho quel fare far sapere. Nonno Gaetano. Nonno Gaetano mi piace, mi è piaciuto. Allora, l'ultima domanda per eh, l'ingegnere Belluomo Galileo, eh, si parla di quadro normativo, e eh, 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 abbiamo sentito in apertura l'europarlamentare Toia e proprio in questi giorni il, eh, ci si domanda chi saranno i prossimi ministri. Oggi su Repubblica un'intera pagina... Eh, parla del, eh, del, eh, del Ministero della Transizione Economica. E vengono citati due nomi: l'ingegnere elettronico Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia, e eh, Gilberto Pichetto, invece un economista. Lei chi vedrebbe al, a questo ministero? Cioè, che cosa si immagina, cosa possiamo fare? Cosa... Allora, innanzitutto poi ovviamente non è il, soltanto il ministro no, di, di riferimento, ma è tutto l'apparato dietro, che, quello che poi lavora insieme al, al ministro. Quello che, ecco, ritornando un po' alla domanda, ehm, dal nostro punto di vista è un... Eh, stiamo aspettando, nel senso perché noi stiamo aspettando dei... Dei, dei nuovi decreti, ad esempio, appunto proprio per le, per le incentivazioni, però può essere proprio un'opportunità questa per rivedere alcuni aspetti perché quelli che oggi noi vediamo. Ad esempio, dal punto di vista no, in passato, abbiamo sempre detto che gli iter autorizzativi erano molto lenti. È vero, però forse ultimamente si sono su, su questo aspetto ci si è mossi. Quello che vorremmo anche vedere è oggi. Un altro aspetto importante è quello, ad esempio, dei capex, opex, che si sono eh, dovuti alla guerra, dovuti ad altri eh, fattori proprio economici. Si sono alzati anche il problema proprio dell'inflazione, si sono elevati molto. E anche le tempistiche per, eh, a livello proprio di, di, di forniture e anche di poter terminare eh, determinati lavori. Quindi ecco quello. Visto che stiamo in attesa, potremmo adeguare anche nuovi schemi di incentivazione all'inflazione oppure prevedere anche dei, de, delle possibilità di prolungare eh, il periodo di, di costruzione, perché ci sono proprio delle difficoltà, perché ci ritroveremo probabilmente anche progetti autorizzati che però non riusciremmo a, eh, non dico noi, ma dico in generale, proprio nel settore, a poter a rispondere nella tempistica corretta e su questo dopo sentiremo il professor Chiaroni cioè, su, eh, su, su questo snodo eh, di fronte al quale siamo cioè, eh, si forma un nuovo governo, ci sono tante attese quindi c'è anche tanto lavoro da fare bene, allora grazie mille all'ingegnere Ornaghi NG Saving, grazie anche per il bel racconto su Montevecchia e complimenti alla citazione del nonno e poi grazie al dottor Belluomo di Galileo, grazie mille, grazie mille a voi bene. Adesso siamo, siamo, uh, insomma, ci dedichiamo una pausa, eh, possiamo farla qui di fronte dove c'è appunto un punto di coffee break, uscendo dall'aula magna, appunto sulla destra ce lo, ce lo ritroveremo, ci ritroviamo qui in aula magna alle 11.30. Grazie mille a tutti. Eccoci qua, eccoci, bentrovati a chi qui in sala ha potuto godere del coffee break reale e a quelli che sono collegati e che spero abbiano potuto prendere un caffè o un momento di pausa eh, nel loro ufficio o nelle loro casa. Allora, bene, la seconda parte di questa mattinata si apre con eh, un'altra presentazione del, del rapporto eh, dove... Proviamo a muovere dal problema da cui siamo partiti e che per sicurezza vi rappresento ancora qui in maniera plastica, cioè ci mancano 110 milioni di tonnellate di CO2 per arrivare all'obiettivo di eh, decarbonizzazione che ci siamo dati al, al 2030 e quindi evidentemente c'è una gap importante da, 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 da colmare. Che cosa sta facendo la politica e quali sono le eh, aree sulle quali eh, è importante intervenire per evitare di mancare questo obiettivo. E poi ovviamente vedremo insieme la proposta di policy agenda che abbiamo costruito insieme con gli attori che sono stati partner di questo osservatorio e che è un po' la nostra proposta di discussione. Come abbiamo fatto questa analisi? Eh, insieme a, a DL Consulting eh, abbiamo analizzato con un approccio appunto, scientifico, data driven, tutto quello che si è discusso nel Parlamento italiano e nel Parlamento europeo per capire, al di là delle normative in essere, quelle che già abbiamo visto, di cos'altro si sta parlando, quali sono gli altri temi caldi sui quali si stanno facendo dei ragionamenti. E, che posizione, soprattutto con riferimento al Parlamento europeo, che posizione ha preso l'Italia. Ora vi riassumerò in questa presentazione un po' brevemente i risultati dell'analisi che ovviamente trovate ampiamente dettagliata nel rapporto. L'Europa a cosa sta lavorando? Quali sono le proposte che stanno eh, diciamo, in qualche modo macinando passi all'interno del percorso di sviluppo europeo e che cosa è successo in termini di votazioni? Allora, Fit for 55, standard di emissioni CO2 per auto e furgoni, quindi intervento sul tema della eh, mobilità, 8 giugno 2022. Voto passato di strettissima misura, 58% dei favorevoli. E come vedete, in questa rappresentazione abbiamo sempre la cartina eh, dell'Europa, dei paesi votanti, e eh, l'indicazione della favorevoli o meno eh, in considerazione della rappresentanza parlamentari dei diversi paesi, quindi quando la, vedete il paese eh, colorato di azzurro significa che ha votato in prevalenza in maniera favorevole, quindi i parlamentari rappresentanti di quel paese hanno, eh, indipendentemente dal loro schieramento di riferimento, votato in maniera favorevole, quando invece si vira verso il, diciamo, il, il rosa o il rosa scuro significa che la maggior parte Parte dei parlamentari rappresentanti di quel paese ha votato contro. Quindi, diciamo, approvata di, di, di Poca misura il, eh, il lavoro sulla proposta di emissioni standard per auto e furgoni. Come vedete, l'Italia in questo quadro ha votato prevalentemente all'opposizione, quindi per eh, diciamo, non portare avanti questo tipo eh, di provvedimento, insieme con il gruppo dei paesi eh, balcanici, in questo caso anche con eh, la, la compagnia della Germania. Regolazione. Seconda proposta, regolazione carbonio alle frontiere, quindi diciamo la proposta di eh, identificare un meccanismo di regolazione degli scambi eh, carbonici alle frontiere, quindi anche considerando gli input, il nostro footprint, il nostro impatto in termini di impronta carbonica come europei, tenendo conto di quello che arriva dall'esterno e di quello che all'esterno portiamo approvazione, in questo caso un pochino più eh, diciamo, di larga misura, nella sua, eh, nel Parlamento europeo, l'Italia, come vedete, anche qua con una posizione sfavorevole, principalmente sfavorevole. Revisione del meccanismo ETS, quindi lo scambio di quote di emissioni, l'allargamento di questo sistema, quindi sono tutte proposte che vanno nella direzione di rafforzare il... Percorso normativo verso la decarbonizzazione. In questo caso approvazione 74% il eh, 22 giugno, eh, dopo una prima bocciatura dell'8 giugno, si è eh, diciamo, superato lo scoglio eh, dell'approvazione. Ma anche qua il nostro Paese ha prevalentemente votato, votato a sfavore. Tassonomia diciamo, eh, Ambientale, in questo caso la cartina va, va, va letta al contrario. La risoluzione era una risoluzione che voleva eliminare il gas e il nucleare dalla tassonomia europea sulla sostenibilità ambientale, quindi, se vogliamo stringere le maglie verso eh, l'utilizzo da un lato eh, dei combustibili non fossili. Con l'eliminazione del gas e dall'altro indicare in maniera molto più eh, stringente la, la, la via delle, delle, delle rinnovabili, eh, diciamo così, di nuova generazione eh, con il blocco o oh, l'uscita del nucleare dalla tassonomia sulla sostenibilità ambientale, eh, in questo caso la proposta è stata bocciata, quindi sono rimaste all'interno. Della, della, della tassonomia, e diciamo, il, il, uh, il voto uh, italiano è stato per mantenere gas nucleare all'interno della, della tassonomia. Quindi, se diciamo, guardiamo insieme questa, questa prospettiva, eh, la vista d'assieme da un lato ci rappresenta come con una posizione che mediamente nel periodo preso in analisi si è manifestata in Europa come contraria alle normative più spinte in termini di decarbonizzazione, o se vogliamo eh, dare una connotazione un pochino meno forte, perlomeno attendista, eh, non certo eh, verde scuro, ma più eh, rosa tenue come, come tipo di approccio. E, e quindi questo da un certo punto di vista denota una eh, minore attenzione di quello che eh, hanno fatto, hanno messo in atto eh, altri paesi, vedete eh, qua in particolare diciamo, la, la Francia, ha sa, fatto salvo il voto sul nucleare per ovvie, per ovvie ragioni anche di opportunismo, però mentre Francia, Germania, Spagna in questa coloritura della cartina, gli altri grandi paesi eh, europei hanno manifestato mediamente un approccio molto positivo, eh, nel nostro caso... Ci siamo mantenuti in una posizione meno avanguardista sul fronte della decarbonizzazione. E questo da un certo punto di vista lo si legge anche guardando a quello che è successo e alle eh, tematiche che sono attualmente in fase di dibattito eh, all'interno del nostro Parlamento. Qui ovviamente abbiamo preso le, le informazioni eh, relativamente al periodo del Parlamento che ora è uscito, visto che è quello entrante è di questa settimana, eh, però vedete che le parole rilevanti, al di là di agricoltura che è peraltro la prima, eh, dopo rinnovabili PNRR, nucleare, gestione dei rifiuti, Ucraina. Ecco, letto da questa prospettiva ci dice che in realtà noi ci stiamo preoccupando o di tematiche particolarmente contingenti, quindi chiaramente il problema eh, ucraina è, è, è rilevante, eh, l'agricoltura eh, legata però più al principio di cambiamento climatico, non all'esempio che questa mattina ci faceva eh, Bertelè sulla, eh, invece sulla mh, decarbonizzazione dei processi, eh, dei processi agricoli, ma in realtà anche se la guardiamo ancora più nel dettaglio con questa mappa che poi vi invito a, a, a consultare all'interno del rapporto, che ci dice come i diversi partiti, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, in questo arco costituzionale che più o meno abbiamo mappato in questa, in questa slide, sono eh, interessati o collegati a determinate tematiche, Beh, vedete come diciamo, oggi la parte che eh, si trova nella maggioranza eh, di governo abbia da un certo punto di vista una prospettiva, almeno quella espressa nella passata legislatura, un po' più legata ai temi. Della generalisti della riduzione della protezione dell'ambiente, ma non con una spinta forte a quelle tematiche rinnovabili, decarbonizzazione, gestione del, del, del transitorio che, da un certo punto di vista, invece ci, ci dovremmo aspettare. E torna come parola eh, rilevante anche il tema del nucleare. che coerentemente con quello che è rimasto nella tassonomia europea, però come vediamo diciamo, ha anche questo un carattere eh, particolarmente caratterizzante ecco, l'approccio della politica del nostro Paese. Se questo è il fronte diciamo, della, della discussione, quello che abbiamo provato a fare è eh, chiedere agli operatori che erano seduti al tavolo accanto a, a noi nella stesura di questo rapporto e più in generale eh, sfruttando la, la nostra capacità di interrogare le diverse imprese che operano in questo mondo, ci siamo chiesti se considerassero l'efficacia normativa eh, buona o meno, quindi valutate l'attuale la situa, situazione eh, normativa sulla base dell'efficacia. E sulla base della definizione degli obiettivi, cioè quanto vi è chiaro, quanto è chiaro trasparente l'obiettivo definito per quella normativa. E allora, come vedete, il quadro che si delinea in queste due matrici è un, un, abbastanza desolante se vogliamo essere, diciamo, eh, onesti nella rappresentazione. Perché soltanto tre eh, la parte di efficienza energetica, la mobilità, e le rinnovabili paiono avere obiettivi ben definiti al 2030, già se guardiamo al 2050, l'unico obiettivo che è giudicato come ben definito è quello sulle, sulle rinnovabili, mentre su efficienza e mobilità le cose si eh, fanno un po' meno chiare. Ma se guardiamo alla efficacia normativa, tutti i sei pilastri, i sei ambiti di riferimento che sono fondamentali per ottenere un percorso di decarbonizzazione stanno nella parte bassa di questa matrice, cioè quella per la quale la normativa è giudicata non efficace. Da un lato questo, se volete, può essere la diretta conseguenza dei numeri che abbiamo visto all'inizio, ma dall'altro lato ci dà una rappresentazione anche della difficoltà da parte degli operatori a interagire con questa componente normativa così poco definita. Mancano completamente, e questo è un altro tema estremamente importante: mancano completamente i collegamenti trasversali fra i diversi pilastri. Per esempio, è abbastanza naturale che, e lo si citava eh, già eh, prima nella, 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 nel dibattito con gli operatori, se io parlo di rinnovabili o di mobilità, non posso non guardare all'infrastruttura di rete o a come l'infrastruttura di rete debba mettere in le condizioni perché un certo sviluppo delle rinnovabili o un certo sviluppo della mobilità sostenibile siano, siano in, in, in campo. E così, allo stesso modo, più spingo verso la mobilità sostenibile, più dovrei aggiornare progressivamente gli obiettivi che mi do in ambito di rinnovabili per poter soddisfare l'eccesso, il surplus di richiesta energetica che arriva dalla mobilità sostenibile. Ecco, la cosa che ingegneristicamente appare strana, ma politicamente è un dato di fatto, è che oggi lavoriamo, o la nostra politica tende a lavorare per silos, e quindi la politica sulle rinnovabili, la politica sull'efficienza energetica, la politica sulla mobilità sostenibile, senza necessariamente guardare che siano allineati questi obiettivi che quelli che noi qui in questa slide e nel nostro rapporto abbiamo definito come challenge trasversali, cioè la necessità di guardare all'insieme delle relazioni e quindi far sì che non soltanto sia coerente la singola normativa con l'obiettivo che ci siamo dati al 2030, al 2050, ma anche che quella normativa sia coerente con le altre normative sugli altri ambiti collegati che in questo punto specifico ci stiamo dando, perché se la guardiamo nella rappresentazione che vedete alle mie spalle, tutti i puntini verdi indicano i punti di contatto, quindi quelli che dovrebbero essere disegnati insieme per permettere il raggiungimento dell'obiettivo. In buona sostanza, quindi, quel gap da cui siamo partiti, estremamente significativo, non sembra essere associato a uno sviluppo della normativa coerente non soltanto per la posizione un po' più tiepida di altri paesi che possiamo eh, leggere all'interno del nostro contesto italiano, ma anche perché le normative e gli ambiti di dibattito sui quali oggi ci si sta concentrando non sembrano toccare quelle tematiche di efficacia, definizione degli obiettivi e trasversalità che sono, a nostro parere, fondamentali. Allora, cosa... Possiamo immaginare o quali sono gli ambiti di eh, azione, quale dovrebbe essere nelle nostre eh, idee, eh, la, la, la policy agenda. Ecco, quella che eh, trovate qua rappresentata e poi dettagliata all'interno del rapporto, è frutto di una discussione ampia, variegata, che lascia anche spazi di manovra e dove la lista di questi eh, interventi non va considerata come mutuamente esclusiva, quindi non è una checklist o un insieme di suggerimenti che possono anche essere presi in maniera spot. La proposizione forte e significativa della Policy Agenda è che se non mettiamo insieme tutti questi elementi contemporaneamente all'interno del nostro sistema normativo, ovviamente faremo ancora più fatica a recuperare quel gap. Gap che comunque resterà. Questo va, va, va detto anche con, con, eh, con trasparenza, no? quel 110 che ci manca al 2030 non lo possiamo magicamente colmare eh, nel giro di 2-3 anni, ma possiamo cambiare quella derivata di sviluppo, la derivata che ci ha portato oggi in questa eh, condizione e che chiaramente non ci porterà a, definire finale, a raggiungere l'obiettivo finale. Questa policy, agenda, è strutturata in tre macro blocchi. Quelle proposte che noi consideriamo trasversali, fondanti, il meccanismo di approccio, alcune proposte poi specifiche sui diversi pilastri e una serie di proposte che abbiamo chiamato ancillari come ulteriore meccanismo di accelerazione. Qual è, quali sono le proposte trasversali? Sono... Eh, Due le trovate eh, rappresentate in questa, in questa slide e sono diciamo, due proposte che hanno due nature diverse ma altrettanto importanti. La prima è quella della definizione di una roadmap aggregata. Dobbiamo costruire una politica di sviluppo verso l'obiettivo 2030-2050 che non sia fatta da diversi pezzi lasciati poi individualmente ai loro obiettivi ma che nasca tenendo conto di quei trade-off di quelle challenge che abbiamo identificato e questa roadmap verso la decarbonizzazione deve considerare anche le sinergie tra le diverse soluzioni tecnologiche lo storage la produzione di energia la eh, produzione di energia termica, la produzione di energia elettrica, la riduzione dei consumi, cioè solo se mettiamo tutto insieme e costruiamo un sistema di incentivazione e finanziamento della transizione, che quindi abbia la possibilità di finanziare le tecnologie emergenti e di dare stabilità di mercato a quelle che già invece sono eh, presenti garantendo un certo orizzonte di investimento, senza questa visione che per certi versi già abbiamo sperimentato in alcuni casi, no? nelle rinnovabili con le aste eh, technology neutral, no? il principio di mettere insieme di fronte a un obiettivo. Ecco, dovremmo allargare questo principio ragionando su un'ottica molto più ampia. E la seconda eh, forte azione, a nostro parere, di politica trasversale è quella dell'introduzione eh, dell'etichetta emissiva. Perché senza eh, avere un'etichetta emissiva, a partire dagli edifici eh, fino a poi muoversi verso il, il resto degli oggetti, dalle auto agli eh, altri prodotti di, di largo consumo, senza una attenzione alla misura, e lo dico ovviamente da ingegnere al politecnico dell'impatto emissivo, ma anche una creazione di consapevolezza dell'impatto emissivo esplicita eh, deve essere in qualche modo eh, messa in considerazione. Questi due Tasselli rappresentano la backbone, cioè da un lato dobbiamo integrare le politiche e dall'altro lato dobbiamo esplicitare in maniera coercitiva l'impatto carbonico delle nostre attività quotidiane per rendere evidente questo meccanismo. Questa etichetta eh, emissiva eh, eh, oggi diciamo l'abbiamo un po'... Eh, imparata a vedere, ma sempre in maniera un po', tra virgolette, aneddotica, no? quindi senza che ci sia effettivamente un sistema normativo di supporto. Se queste basi hanno la possibilità di costruire un substrato favorevole, quale aree dobbiamo identificare invece nei diversi pilastri? Beh, il tema rinnovabili qua lo sapete, però c'è l'aspetto eh, autorizzativo, che è sicuramente l'aspetto fondamentale, quindi autorizzazione, installazione e connessione. Già qualcosa è stato fatto, ma sappiamo che non è sufficiente, sappiamo che ci sono troppe domande che ancora stanno lì, quindi bisogna agire sul tema delle semplificazioni in maniera molto più decisa, così come se vogliamo Introdurre, lo facciamo all'interno di questo rapporto, il tema dell'idrogeno tra le, le, le rinnovabili e l'idrogeno che ci serve deve essere idrogeno verde, perché altrimenti non torni, diciamo, no, ci avvitiamo sul problema dei, dei, dei fossili dall'altra parte, bisogna esplicitamente introdurre meccanismi di incentivazione all'accoppiamento rinnovabili e idrogeno e o all'accoppiamento, alla produzione dei biocombustibili attraverso l'introduzione e il rafforzamento del principio delle garanzie di origine. Non sono, se le leggiamo da questa prospettiva, normative completamente nuove, ma si tratta di mettere effettivamente a sistema e definire degli obiettivi specifici su delle parole chiave che oggi la nostra eh, indagine sulla discussione normativa non mette sufficientemente a focus. Il tema delle infrastrutture di rete ha un fattore fondamentale nella componente dello sviluppo della rete, quindi tornare a ragionare su una fase espansiva delle nostre infrastrutture, che richiede ovviamente delle risorse, ma che deve essere accoppiata, e oggi ancora non lo è, con gli obiettivi di sviluppo dello storage. Non soltanto storage puntuale, lo storage che risolve i problemi del picco nel momento in cui questo si verifica, quindi lo storage che in qualche modo stabilizza il funzionamento della rete, ma quello storage che potremmo definire storage di natura stagionale, cioè quello che permetterebbe di rendere effettivamente sostenibile un mercato a prevalenza nel 2030 e a totalità rinnovabile nel 2050. Perché è evidente che senza un meccanismo di storage, solo a rinnovabile l'inverno elettrico, difficilmente lo passiamo perché il fotovoltaico ha un problema tecnico di funzionamento di notte e nel brumoso gennaio, almeno qui a Milano. Quindi bisogna ragionare su come implementare quanto è necessario e come questo storage. Il tema dell'efficienza energetica, terzo blocco specifico di pilastri, ecco, oggi Abbiamo un meccanismo di incentivazione che ha creato sensibilità per l'efficienza energetica e che ha portato a rinnovare parte del nostro patrimonio edilizio, ma se vogliamo rendere efficace davvero questo meccanismo dobbiamo legare gli incentivi ai risultati misurabili in termini di riduzione delle emissioni. Quindi creare un meccanismo di incentivazione che sia misurabile in... Euro per CO2 risparmiata o euro per kilowattora risparmiato, che poi automaticamente si può trasformare nella, nella CO2 risparmiata. E fissare degli obiettivi massimi di emissione per i singoli edifici, via via arrivando a mettere in campo quelle risorse che sono necessarie anche per la ristrutturazione degli edifici esistenti. Se non lo facciamo e ci limitiamo a eh, identificare delle risorse, eccezionali che danno una spallata ogni tanto al sistema, beh, non costruiamo un percorso virtuoso. Ma anzi, come è capitato con il super bonus e come è capitato un po' di anni fa, per chi è qui più diciamo, eh, anziano si ricorderà, eh, con i salvalcoa, quello che otteniamo è semplicemente un boom di eh, domanda, tutta concentrata in un unico periodo, con l'incremento dei prezzi, con l'effetto di avere poi lavori Potrebbero non essere diciamo, tra i più eh, efficaci nel lungo termine. Per risolvere questo problema dobbiamo ragionare su un'incentivazione più stabile e che sia legata all'obiettivo, cioè legata a questo tema specifico. Stesso meccanismo, se vogliamo, va legato al tema della mobilità sostenibile. Oggi noi abbiamo città e sistemi che si muovono verso il concetto della mobilità sostenibile parlando soprattutto di autoveicoli ma ci manca un altro pezzo un altro pezzo importante che mh, ci deve muovere in questa direzione tutto il trasporto merci e tutto il tema dello fraud con anche qua il tema delle prospettive LCA cioè l'etichetta emissiva o il concetto di life cycle assessment applicato in maniera efficace anche alla, eh, alla mobilità, con l'obiettivo quindi di avere un meccanismo di neutralità tecnologica che ci porti ad ottimizzare le diverse soluzioni, mettendo insieme anche diversi vettori energetici, dall'elettrico al biometano, perché no, al, eh, all'idrogeno come soluzione di mobilità. Il tema delle energy communities, qui Repower EU già un passo avanti l'ha fatto, però poi questo passo avanti non è stato assolutamente colto dalla politica italiana, almeno fino ad ora. Eh, Fissare gli obiettivi espliciti di attivazione delle comunità energetiche sul territorio, mettendo evidentemente anche le risorse necessarie a disposizione, è un aspetto fondamentale perché le energy communities diventino realtà. E questo soprattutto in un sistema come quello italiano dove abbiamo una fortissima parcellizzazione del meccanismo urbano, quindi dove al di là delle grandi città dove ci possono essere anche meccanismi di aggregazione differenti, abbiamo una densità territoriale che ci porta ad avere piccoli centri urbani distribuiti su tutto il territorio che sono tecnicamente perfette soluzioni per creare delle comunità energetiche, ma che in assenza di obiettivi espliciti e di adeguate risorse probabilmente non si, non si attiveranno. E il tema dell'economia dell circolare, eh, questo ultimo aspetto particolarmente eh, critico e importante, oggi noi abbiamo trattato l'economia circolare in Italia parlando di rifiuti, quindi l'economia circolare in Italia dal punto di vista della, della, della normativa si è avvitata attorno al, al quando si attribuisce l'end of waste e quando si attribuisce il waste, è come se si rimpalla fra questi due concetti, senza in realtà, salvo piccolissime eh, tentativi di, 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 di filiera circolare, ragionare in questo senso. Oggi abbiamo nel PNRR tecnicamente 2 miliardi e mezzo dedicati all'economia circolare, ma di questi 2 miliardi e mezzo ci sono soltanto 300 milioni per le filiere circolari, tutto il resto per la gestione dei rifiuti, che ovviamente è un aspetto importantissimo, ma se vogliamo far scalare l'economia circolare al livello che ci servirebbe per ottenere gli obiettivi di decarbonizzazione, dobbiamo esplicitamente parlare di filiere circolari, dobbiamo finanziare, incentivare questo tipo di relazione fra i soggetti e la libera circolazione, so che questa è una parola forte, però la libera circolazione delle risorse all'interno del sistema produttivo. Ultime due proposte pillar specific, tema della cattura della CO2 e tema del carbon offsetting, sono collegate alle eh, questioni precedenti partendo da un principio fondamentale. Ci sono dei settori hard to abate che ragionevolmente al 2030 e forse anche al 2050 non saranno in grado di azzerare le loro emissioni. Quindi è necessario che per la parte residua di CO2, se vogliamo arrivare a un sistema di eh, completa decarbonizzazione, si fissino obiettivi, quindi calcolando quello che non può essere eh, mosso alternativamente e dando degli obiettivi degli incentivi espliciti allo sviluppo di questa tecnologia e all'adozione delle tecnologie per la cattura della CO2 nell'ambito dei settori hard to abate. il carbon offsetting è l'altro grande tema per evitare che ci sia greenwashing circular washing carbon washing usate voi il termine che preferite è fondamentale che questa attenzione alla definizione della metodologia di calcolo, quindi la normazione di come si può fare offsetting e quali sono le soluzioni disponibili e che cosa possa essere effettivamente identificato dalle imprese, calcolato esplicitamente come offsetting e quindi per esempio messo nell'etichetta emissiva è un fattore fondamentale. Altrimenti rischieremmo che l'offsetting da un lato è la promessa di cattura della CO2 nel lungo termine dall'altro diventi un alibi a un percorso di decarbonizzazione che non va nella direzione sperata. Ho finito dicendo che per far questo bisogna evidentemente incrementare anche la consapevolezza. Noi ci stiamo provando, la giornata di oggi ha questo, eh, questo obiettivo. Ma c'è un tema di competenze e c'è un tema di: identificazione dello sviluppo dei sistemi che deve andare nella direzione di muovere il Paese da questo punto di vista. La nostra sconsolata conclusione, se volete, è se non prendiamo queste azioni e le rendiamo rapidamente norma cogente con obiettivi specifici per il 2030 e il 2050 nel nostro Paese, quel gap che abbiamo visto così elevato si potrebbe addirittura ancora ampliare. Abbiamo gli spazi di manovra per farlo, abbiamo anche di fronte un, un nuovo governo, quindi è, è la, la, anche la condizione da un certo punto di vista ideale per arrivare con un'agenda un politica, vediamo se e come questo sistema sarà in grado di cogliere questo stimolo. Grazie. Faccio, prima di ripassare la parola a Filippo Poletti e, e, e al, al secondo eh, giro dei nostri, dei nostri eh, partner, quali credo avranno da dire sul eh, tema delle, delle politiche che abbiamo portato avanti, vi ehm, eh, condivido i saluti. Dell'Onorevole Vanna Gavia, sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, che non riusciva ad essere presente oggi con, con noi, per immagino eh, capiate il perché, per le varie eh, ragioni che in questo momento stanno attraversando la formazione del nuovo, eh, de, de, del nuovo eh, governo, eh, Ecco, credo che sia importante eh, sottolineare che alcuni dei punti che abbiamo messo in piedi, lo snellimento degli iterazorizzativi, la chiarezza e la certezza del contesto per gli investitori, eh, sia parte del messaggio, eh, così come eh, la scelta, eh, qua leggo testualmente, in una visione di lungo periodo è necessario definire un nuovo mix energetico dove le rinnovabili siano complementari a fonti energetiche programmabili. Possono essere l'idroelettrico, la geotermia, ma anche il nucleare, soprattutto se pulito e sicuro. E modelli estesi di economia circolare, da applicare a tutti i settori, devono contribuire alla riduzione dei consumi, al riuso, al riciclo delle materie prime e seconde, alla valorizzazione degli scarti e alla diminuzione degli sprechi. Non, non bastano riforme e investimenti, abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale. Ecco, io credo che questo sia il punto fondamentale di questo messaggio che quindi mi piaceva condividere con, eh, con, eh, con tutti voi, ringraziando l'onorevole eh, Gava per, la sua, diciamo, per aver partecipato comunque in questo modo alla, alla giornata e lascio invece a Filippo raccontare e eh, dialogare sulle nostre policy. Grazie. Eccoci qua, allora grazie mille. Sentendoti parlare Davide mi è venuta in mente una cosa, nomen-omen, cioè chiarone chiaro di nome di fatto. Io ogni volta che lo sento capisco tutto, per cui grazie mille di questa presentazione. E poi Davide mi è venuta anche in mente un'altra cosa, poi lo, lo riprenderemo alla fine di questo intervento che mi è venuto in mente questo acronimo, REM. REM era un gruppo musicale, una rock band. Ecco, qui eh, insomma, è diventato oggi, anche con questo rapporto, e tu l'hai illustrato bene, un, uh, come dire, un, un, action, un action plan. Quindi eh, hai parlato di rinnovabili, efficienza e mobilità. Quindi REM, ascoltiamo la musica, ma poi facciamo anche, completiamo il processo di decarbonizzazione. Bene, proseguiamo il nostro giro il nostro viaggio nella sostenibilità. Il quarto vediamo con chi lo facciamo. Bene, lo facciamo con il dottor Paolo Vanoni, eh, direttore corporate strategy di Alperia, lo facciamo, eccolo qua. Ecco Davide. Paolo, lo facciamo con A2A, l'ingegnere elettrico e politecnico di Milano, Alberto Ravasi. Eccolo qua. Alberto. Faccio la microfonina. Alberto. Eh, dunque, Alberto è lui, ok? E poi eh, il, il dottor Claudio Boccassini di Alens, che è account manager. Grazie mille a tutti. Dunque. Partecipiamo al, a questo sondaggio, commenti.com, vediamolo. Eh, nel contesto dell'attuale crisi energetica, come potranno variare i gap emissivi al 2030? Ci sono tre opzioni, aumenteranno, si ridurranno, rimarranno stabili. Quindi partecipiamo con un voto e poi li commenteremo assieme appunto, ad Alperia, 2A ed Alens. Allora, iniziamo con il dottor Vanoni di Alperia. Um... Anzitutto le faccio i complimenti, perché Perché il, dovete sapere, ma magari alcuni lo sanno, tanti lo sanno, che ehm, all'interno del suo team, Team Strategy, è stata premiata Annalisa Andaloro come appunto una delle 40 under innovation manager d'Italia, più, più, eh, più competenti e più, anche si può dire, promettenti, insomma. Quindi grazie, complimenti, complimenti. Ehm, ecco, di che cosa si deve... Abbiamo anche vinto un premio della Presidenza del Consiglio come approccio all'innovazione... In un, avendo creato un processo inclusivo dove eh, tutte le risorse di Alperia sono coinvolte in eh, proposta, collaborazione con start-up e iniziative di entrepreneurship. Bene, dai, complimenti, facciamogli un applauso sia per la collaboratrice che per questo premio. Complimenti, complimenti. Bene, allora come si deve arricchire la cassetta degli attrezzi dei servizi di pubblica utilità per un'economia net zero? Beh, c'è da dire che le utilities in questi anni hanno già fatto passi enormi. Eh, si sono più o meno tutte dotate di una divisione di efficienza energetica, soprattutto indirizzata al mondo industriale. Eh, le più avanzate hanno anche intrapreso percorsi di mobilità sostenibile, soprattutto. Mobilità elettrica infra, infra, infrastrutturizzando il proprio, il proprio territorio, um, però c'è da fare molto, molto di più. Come abbiamo visto, gli obiettivi sono ambiziosi. La decarbonizzazione dei nostri clienti e dei nostri processi, uh, ma per quanto riguarda Alperia, soprattutto la decarbonizzazione dei propri, dei propri clienti, significa conoscerli molto meglio e avere anche le leve aggiuntive per abbattere la loro impronta, la loro impronta di carbonio. Ehm, giusto per dare qualche dato, eh, per capire meglio la nostra realtà, che può essere una realtà anche molto simile per, per altre utility, noi mettiamo circa 3 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, di queste il 97% sono di scopo 3 quindi relative all'emissione dei nostri clienti. Quindi per noi abbattere, ad arrivare ad un'economia net zero significa abbattere le emissioni de, dei nostri clienti. Mm -hmm. eh, per quello che non hanno già fatto o che non potranno fare con appunto efficientando, eh, consu elettrificando consumi attraverso eh, energia eh, rinnovabile distribuita, mobilità elettrica e quant'altro. Quindi in più quello che ci apprestiamo a fare, che faremo nei prossimi anni, è sicuramente eh, introdurre l'idrogeno all'interno dei sistemi eh, più complessi, e quindi anche quelli hard to, to abate, e, ehm, e dedicarci anche al biometano. Il biometano è sicuramente una componente eh, importante per, per abbattere il i processi che sono tutti basati sul gas. Una parte non residuale per chi come Alperia ha fatto la scelta degli SBTI, quindi Rendicontare le proprie missioni uh, science based, no? quindi con principi internazionali riconosciuti e anche affrontare il tema, come che abbiamo visto prima dalla relazione del professor Chiaroni, molto interessante del voluntary carbon market, quindi delle offsetting di CO2 e di avere progetti di CO2 il più possibile legate al territorio, di carbon sinking, che ci permettono anche di affrontare quella parte residuale delle emissioni non abbattibili agendo sui processi, ma agendo invece su diciamo, iniziative compensative parallele. Bene, bene, bene. Allora, dottor Boccassini Alens, eh, insomma, grazie a lei e poi anche al suo collega Vennati, che qua non lo vedono. Eh, poi dopo è collegato. Okay, no, comunque grazie per aver contribuito al rapporto. Bene, eh, lei ha scritto su, in rete, ha scritto per ridurre l'impatto ambientale bisogna sapere come farlo. Ecco, eh, come possiamo accelerare la decarbonizzazione delle aziende italiane? Uh, attualmente abbiamo visto che il quadro normativo è piuttosto obsoleto uh, col PNIEC e lacunoso, è emerso chiaramente anche nella sintesi del, uh, del rapporto che è stata fatta. In realtà una soluzione immediata c'è, uh, è quella di considerare uh, la normativa ISO come guida per cui considerare l'impatto di carbonio un'azienda ha una, nel produrre nel fare un prodotto, nel nell'erogare un servizio nel suo insieme per cui non solo considerare lo scope 1 scope 2 che è quello che normalmente di cui si è sentito anche parlare eh, sul palco ma considerarlo nella globalità guardare il prodotto anche includendo ovviamente lo scope 3 ehm, per cui tutte le emissioni diciamo eh, esterne al perimetro diretto dell'azienda eh, questo è possibile ovviamente come eh, si diceva prima ragionando eh, in ottica di LCA, in ottica di insieme eh, delle emissioni di, eh, di un prodotto, eh, quindi non solo nella, nella sua genesi ma soprattutto nel, nel suo fine vita e lo spunto che, che dava il professor Chiaroni sul, eh, sulla valorizzazione del waste, del rifiuto e quindi eh, anche questo è cruciale. Per cui Secondo me i due driver sono questi, l'applicazione della normativa ISO considerando Scope 1, Scope 2 e soprattutto Scope 3 e eh, la, la valorizzazione dei rifiuti come materia prima e seconda eh, all'interno di filiere circolari. Ingegner Ravasi, A2A, ecco, la settimana scorsa voi avete presentato come A2A il bilancio di sostenibilità no? con tanti impegni e tante azioni concrete che avete Già fatto. Ora, che contributo può dare la vostra azienda al percorso, a questo percorso di decarbonizzazione? Ma, buongiorno, innanzitutto. Eh, ma secondo me possiamo dare un contributo abbastanza importante per il percorso di decarbonizzazione. A2A ha presentato un piano industriale due anni fa, quindi gennaio 2021, eh, ambizioso perché è un piano industriale che guardava a dieci anni, eh, fino al 2030, e poi è stato rinnovato anche l'anno scorso quindi ambizioso non solo per la durata ma anche per i numeri, eh, perché prevediamo un investimento complessivo di 16 miliardi di euro in 10 anni, quindi un numero decisamente importante, eh, e anche tra l'altro un piano di assunzioni di 6-7 mila persone sempre nei 10 anni, che mi sembra importante anche dirlo visto che siamo in un ambito universitario. Eh, quindi investimenti importanti che si eh, diciamo, suddividono nei due framework principali che sono la transizione energetica e l'economia circolare che in qualche modo configurano il business da 2A e che corrispondono direi benissimo a quello che abbiamo raccontato oggi. Eh, non posso chiaramente citare tutti i numeri altrimenti eh, sarei, sarei noioso. Eh, faccio magari qualche esempio cercando di, di rispecchiare un po' i pilastri che sono stati descritti poco fa. Eh, per esempio nel pilastro delle rinnovabili noi abbiamo un programma di investire eh, 4 miliardi e mezzo, forse anche di più, per incrementare la quota di rinnovabili che per A2A è già abbastanza importante, però vogliamo eh, installare fino a eh, 4.000 megawatt di nuove fonti rinnovabili, quindi eolico fotovoltaico, da qui al 2030. Eh, non nego che chiaramente stiamo incontrando le difficoltà che incontrano tutti, eh, quindi sia di carattere eh, autorizzativo. Burocratico e anche nel reperimento poi dei, dei materiali. Eh, infrastrutture di rete, sono state citate molte volte oggi, eh, noi siamo operatori di reti di teleriscaldamento, che per noi è una, un mezzo importante per raggiungere la decarbonizzazione, soprattutto quando queste reti sono alimentate da fonti rinnovabili o da calori di recupero, e quindi qui stiamo investendo per estendere il più possibile le nostre reti. Eh, reti elettriche, anche qui investiamo per eh, renderle pronte ad accettare quelle che sarà, speriamo, l'enormità di fonti rinnovabili che verranno collegate alle reti di distribuzione. Eh, investiamo in storage, investiamo in, in idrogeno, eh, siamo coinvolti nel progetto dell'idrogeno in valli della Valcamonica. Eh, pillar delle, delle, delle copie circolari. Sui rifiuti stiamo investendo anche qui per aumentare la quota di rifiuti che non vengono conferiti in discarica ma vengono utilizzati o riciclati o vengono utilizzati per eh, produrre energia elettrica o produrre biometano. Uh -huh. E anche qua su biometano abbiamo un obiettivo di installare circa 60 impianti di biometano da qui al 2030, due li abbiamo, li abbiamo inaugurati nei giorni scorsi, quello di Cavagliari e, di, e di Giussago. Eh, Pilla della mobilità obiettivo di installare 24.000 colonnine di, di ricarica pubblica da qui al 2030, insomma, tante attività tante cose ehm, quindi sicuramente possiamo dare il nostro contributo, sono, sono certo che anche gli altri player, i nostri competitor faranno la loro parte, il mercato è pronto ehm, il messaggio, ancora una volta è già stato dato, è che forse manca ancora il contributo da parte delle istituzioni e della politica che devono chiaramente attuare una normativa che sia chiara, efficace, netta che sia incisiva e che sia anche eh, come dire, più lungimirante, che guardi anche nel medio-lungo medio, termine, non solo nel breve medio. Mm -hmm. Altrimenti ah. sarà difficile raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Anche nel vostro caso i REM vanno benissimo, vi ho detto, ragazzi. Sì, non sono, non sono i miei favoriti, comunque <ride> <ride> va bene. Ho letto un consueto perché vai. mi volevo fare un appunto vai, vai. positivo a, a posto di REM. La M non è, movements come sì, è il movimento, ma è la ho. mobilità. Sì, sì. Eh, ad oggi si è parlato tanto di mobilità e eh, volevo portare due esempi eh, molto importanti in, in ambito mobilità che non, non ci riguardano, però è, è una bella tavola rotonda e volevo portarli ad esempio. Eh, uno diciamo un po' miope forse da parte eh, dell'amministrazione dell eh, di Milano, eh, laddove la creazione dell'area B obbligherà alla creazione e alla generazione di rifiuti. Quali auto eh, non più, eh, che non possono più circolare nel comune di Milano, e qui mi rifaccio al tema dell'LCA, del waste, eccetera. E a proposito di, di mobilità, invece, un, tema positivo, un esempio positivo da parte di Renault, eh, che in Francia sta inaugurando, sta riqualificando un proprio stabilimento eh, per convertire automobili diciamo che hanno, giunto, hanno raggiunto il proprio fine vita, eh, revamparle e rimetterle in circolo. Questo è un esempio positivo della circolarità e di ciò che effettivamente fa bene al, uh, al sistema. Si sì, ha fatto benissimo fare questa battuta, lui diceva la battuta perché REM era un acronimo Rapid High, High Movement, il, il, il gruppo, la rock band si chiamava così da queste tre parole messe insieme. Allora, vediamo il, il sondaggio come è andato. Eh, crisi energetica, come potranno variare i gap emissivi al 2030? Il 38 dice si ridurranno grazie all'intensificazione delle installazioni. Eh, il 35 dice rimarranno stravili. Allora, dottor Vanoni, Alperia, ehm, faccio una battuta. Alperia qualche giorno fa ha dato vita all'Alperia Cup, no? Sapete questa bellissima manifestazione è giunta alla terza edizione di ping pong. Non so se voi siete appassionati di ping pong, a me piace molto. Ecco, immaginiamo una partita. Da una parte del tavolo ci sono le emissioni le missioni di gas era, e dall'altra le emissioni previste nell'accordo di Parigi no? e tutte le sfide di cui ci hanno parlato il professor Chiaroni, Chiesa e insomma, il professor Bertelè. Ora chi vince la partita al 2020? 2030? Beh, otto anni per abbatterle del 55%, no? Quindi... In quanti saremmo in grado di fare 55 ACE in questa partita ipotetica? No. Eh, è, è difficile, no? eh, soprattutto quando le policy attorno a noi non sembrano confluire o andare nel, nella stessa direzione. Eh, Anch'io avrei votato come la maggioranza in questo sondaggio, cioè sono convinto che... Lo scenario di mercato attuale sta mh, ampliando la, la consapevolezza di un percorso inevitabile, l'accelerazione eh, delle, delle decisioni, soprattutto nei grandi player che sono anche i grandi responsabili di emissioni eh, nel nostro paese. Eh, L'ulteriore percezione che ho è che la questione energetica Soprattutto nelle aziende che non hanno quello come principale costo di produzione, che non avevano quello no? come principale costo di emozione e che potevano permettersi obiettivi di breve termine affidati agli energy manager. Adesso quella competenza sulle energie, sulle scelte energetiche all'interno dei grandi gruppi è passata al CEO o addirittura al consiglio di amministrazione. Questa escalation di questa... Tematica importante, mi fa pensare che forse questi 55, 6-8 anni riusciremo, riusciremo a farli. Continuiamo col ping pong, dottor Boccassino. Allora, questa partita chi la vince? Speriamo. Ovviamente, di... in questo caso, è la lens non la Peria cap. Okay. Eh, speriamo di vincerla tutti adesso faccio il politico in situazioni di, di formazione di governo non mi candido a nessuno a qualcuno prima che mi ha preceduto ha chiesto quale potrebbe essere uh, un ministro della, della transizione secondo me ci vuole qualcuno preparato cioè, scaroni uh, o cioè, qual qualcuno che effettivamente possa essere uh, una, una persona che nel settore c'è cresciuta e Uh, e che conosca effettivamente il settore. Non me ne voglia l'ex ministro Azzolina, uh, ministro dell'istruzione, con una carriera nel mondo dell'istruzione limitata, nel, quantomeno limitata nel tempo. Adesso nella transizione ecologica forse uh, ci vuole o transizione energetica o come chiameranno il Ministero uh, ci vorrà qualcuno Alcune che effettivamente competenze. il settore lo conosca e competente. Questo va dalla risposta di... Uh, chi vince la partita uh, la vinceranno i miei figli. Spero. Nel senso uh, dobbiamo vincerla tutti uh, e, e fare anche. Adesso faccio ancora più il politichese, uh, dobbiamo uh, noi stessi, nei comportamenti che abbiamo, dobbiamo uh, immaginarci di, 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 di giocare tutti la stessa partita. Questa volta nelle aziende che vedo è evidente, uh, altre volte alcune aziende sono nella logica di morsura vitamea, per cui preferiscono fare la, la guerra tra di loro anche all'interno magari uh, di un territorio um, omogeneo o di aziende che, che operano nello stesso settore, preferiscono uh, vendere un chilo di, pro, di prodotti in più uh, e far morire il vicino uh, anziché diciamo, ragionare come sistema. Speriamo di vincerla tutti. Bene, bene. Sentiamo adesso l'ingegnere Avasi, in questo caso è l'A2H, sempre a ping pong. Peraltro, sottolineo, lei è in al Politecnico, no? Alla, vedo qui Giovanni Duce che appena completato sì, sì. l'esercizio di NBA Politecnico. Prego. E anche ingegnere Politecnico, sono su, super Allora, questa partita, questa partita di ping pong, la 2A Cup, chi la vince? Eh, sono sono d'accordo con il collega, speriamo che la vincano, che la noi e anche, anche i nostri figli. Sono anche d'accordo sull'osservazione riguardo ai ministri, cioè che il ministro deve essere assolutamente una persona competente nel suo ambito. Sì. Eh, noi abbiamo fatto eh, una stima di quante rinnovabili dovremmo installare da qui al 2030 per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, che poi sono obiettivi intermedi, ricordiamolo, al 2030. Dovremmo installare circa, mal contati, 8000 megawatt di nuove rinnovabili nei prossimi 8 anni, più o meno, eh? 6.000 di fotovoltaici, 2.000 di eolici. Sono tantissimi, eh, quest'anno se va bene, non lo so, eh, raggiungeremo più o meno i 2.000 megawatt un numero anche positivo rispetto a quanto abbiamo installato negli anni precedenti, però siamo assolutamente lontani da quello a cui dovremmo arrivare, quindi eh, possiamo vincere la partita, ma dobbiamo assolutamente aumentare gli sforzi, aumentare il ritmo. Bene, allora, abbiamo insomma, giocato anche sulle metafore eh, grazie mille a tutti e tre, quindi io ringrazio il dottor Vanoni di Alperia, una curiosità, dottore. Allora, lei siede nel CDA della Fondazione Aiden, vedo qua il professor Chiaroni al quale come dire, insomma, magari questa domanda le piace, professore. Allora, lei siede nel CDA della Fondazione Haydn. No? Eh, se Alperia fosse un movimento, penso a un movimento di una bellissima sinfonia, dell'orologio di Haydn, e quale movimento sarebbe? Allora, la sinfonia si compone di quattro movimenti: adagio, andante, con il ritmo nottichettante, allegretto e vivace. Che, che movimento sarebbe? Mi piacerebbe fosse vivace. Il finale della sinfonia sono sempre i sono sempre momenti che lasciano un, un bel ricordo, soprattutto in Haydn. Quindi... Bene, bene. Allora. Eh... Come dire appuntamento a tutti con la Sinfonia e andiamo a sentire questa, questa questo bellissimo programma no? quest'anno avete delle bellissime anche nomi, poi un direttore artistico di Giorgio eccellenza eh? certo, un grandissimo un grande, compositore il più grande compositore italiano uh, vivente rappresentato nel mondo quindi siamo molto onorati Bene. domani debuttiamo con, sì? con che cosa? Um, Pasolini, Poeta Corsaro una coproduzione col Teatro Stabile di Bolzano che ho visto che peraltro sarà un mese in, in calendario sì, più o meno sì, vero sì. complimenti allora al dottor Vanoni Alperia grazie, grazie. Eh, al dottor Boccassini Alens e grazie all'ingegnere Vasi di A2A grazie mille un applauso grazie a voi bene andiamo avanti vediamo in regia chi abbiamo adesso Bene, bene. Allora, il quinto viaggio nella sostenibilità lo facciamo con chi? Lo facciamo con Bitron, eh, l'ingegnere energetico Luca Ragusa, Eccolo, Luca, eh, Sustainability Manager, Electronic Division. Poi lo facciamo con eh, l'ingegnere Nicola Cipiciani eh, di Siran Veolia, Purpose and Sustainability Manager. Allora, benvenuti e grazie mille. Vediamo il sondaggio al quale vi chiediamo di partecipare. Allora, nell'agenda politica italiana attuale, quella appunto che sarà portata avanti dall'attuale governo, la decarbonizzazione eh, ci sono quattro risposte. È troppo poco considerata, eh, è poco considerata, eh, è poco considerata ancora, la situazione non cambierà, in in futuro è sufficientemente considerata. Vediamo appunto di confrontarci su questo. Su qual è il nostro sentimento nei confronti dell'agenda politica italiana? Via il televoto sempre su menti.com come mente al plurale. Allora, Ingegner Ragusa Bitron. Ehm Dunque, dunque, noi ci siamo visti con, appunto, lo scorso 6 gennaio al, al rapporto sull'efficienza energetica. Eh, ricordo il suo collega Bellessa, giusto, che era qua con noi. Oggi parliamo di decarbonizzazione. Ecco, ehm, l'abbiamo già detto prima, no, nella precedente tavola rotonda. Eh, abbiamo parlato di scopo 1, scopo 2 e anche appunto di scopo 3. Ecco, quanto è importante il coinvolgimento di tutta la catena, la supply chain? Sì, prima due parole su, su Bitron, su chi siamo. Noi siamo una multinazionale con sedi in tutto il mondo, ma di forte stampo eh, italiano, di proprietà italiana. In particolare la divisione elettronica, noi produciamo per i nostri clienti sul nostro progetto e in Contran Manufacturing eh, diversi, mh, diversi prodotti, tra cui colonie di ricarica delle auto elettriche, wallbox per le auto elettriche, eh, smart meter e, smart, e device per le smart grid. Insomma contribuiamo nel nostro piccolo a diversi pillar del, per la decarbonizzazione che abbiamo visto in questo report. Ehm, negli ultimi anni, dopo diverse analisi carbon footprint che abbiamo fatto sui nostri prodotti e processi, noi abbiamo misurato che oltre il 95% delle emissioni è relativo allo scopo 3. Ehm, questo, oltretutto, dopo aver deciso come divisione di acquistare solo più energia elettrica a fonti rinnovabili, ha fatto sì che la percentuale sia ancora aumentata. Ehm, Può sembrare una condizione limite, in realtà è una condizione abbastanza tipica per, per il settore industriale e manifatturiero italiano, soprattutto dove gran parte del valore è relativo alla materia prima, ai semi lavorati di acquisto, che spesso sono fuori dall'Unione Europea e quindi anche fuori dal controllo eh, diciamo, delle normative nazionali. Ehm, in questo senso non solo è importante, ma è fondamentale il coinvolgimento e la misura della supply chain verso la, la decarbonizzazione. Per questa ragione noi come Bitron abbiamo deciso di investire molto in competenza, formazione, per poter acquisire tutto il know-how necessario e realizzarci un progetto che noi pensiamo essere molto sfidante di LCA in real time, ehm, da dare nostri, al nostro RD per poter davvero applicare i principi dell'ecodesign e indirizzare gli sforzi in modo concreto verso la decarbonizzazione e quindi fornire ai nostri clienti un prodotto che sia via via sempre più ottimizzato in modo concreto. Bene, bene, bene. Allora da un grande gruppo a un altrettanto grande gruppo, Sirian Veolia, 5 continenti, leggo bene, 170.000 dipendenti, quasi 180.000. Sì, in realtà ora abbiamo superato i 250.000 dopo la fusione con il gruppo Suez. Complimenti. Allora, qual è il punto di vista vostro sul, su questo quest obiettivo della decarbonizzazione? Allora, considerando che Siram è una energy service company con eh, oltre cent'anni di storia alle spalle, eh, partirei dai numeri del, del, del report in cui dei 110 milioni di tonnellate di cui saremo in ritardo probabilmente in proiezione, 58 dipendono dalla mancata efficienza. Quindi l'efficienza energetica è un punto fondamentale su cui lavorare. Eh, noi abbiamo due punti di vista che sono quelli del mondo industriale e quello del mondo della pubblica amministrazione. Vediamo velocemente. Pubblica amministrazione. Eh, nella gestione di oltre 3.000 immobili e diciamo quasi un terzo degli ospedali italiani ci siamo resi conto che in questo momento eh, il tema non è tanto la mancanza della disponibilità per esempio di fondi perché il PNRR ad esempio ha, una, ha delle voci dedicate appositamente a questo ma è più che altro il tema della complessità dell della costruzione di una soluzione integrata perché come è stato detto più volte anche oggi, non c'è la soluzione, c'è l'integrazione delle soluzioni. E questo è tecnologicamente complesso, ma lo è anche eh, dal punto di vista amministrativo, perché sappiamo che l'Italia ha mille vincoli amministrativi. Quindi su questo fronte, per esempio, noi crediamo molto nello strumento del partenariato pubblico privato in cui possiamo andare noi a proporre qualche cosa che sia una soluzione integrata e poi portando anche un finanziamento eh, dell'argomento. Quindi il PNRR che oggi purtroppo vediamo realizzato solo spot su alcuni casi potrebbe essere un'ulteriore occasione da sfruttare. Nel mondo invece dell'industria l'argomento è diverso, a nostro giudizio è molto un tema tecnologico perché abbiamo parlato di tante cose, ma in realtà oggi il grande problema dell'industria è la decarbonizzazione del calore, cioè il calore ad alta temperatura che eh, non è realizzabile per elettrificazione sostanzialmente, è una eh, brutta idea quella di risolvere in questo modo qua. E quindi lì diventa un tema tecnologico e allora dobbiamo guardare un pochino più a lungo termine con quelle che sono ad esempio le soluzioni dell'idrogeno o cose del genere. C'è poi il contesto economico perché chi nell'industria oggi si trova ad investire, ammesso che lo voglia fare, non sa con quale orizzonte temporale né in termini di eh, contesto normativo, perché viene nominato nel report l'ETS, ma sappiamo che alle porte c'è anche il CBAM, che eh, dovrebbe in teoria portare degli argomenti sui materiali di importazione, ma che ha una sua complessità applicativa molto elevata, di cui ancora ci si chiede quali saranno effettivamente le portate, e c'è anche un tema di stabilità dei costi e dei prezzi, quello che sappiamo tutti, un conto è immaginare un ritorno di un investimento, con i prezzi energetici che vediamo oggi, è un conto immaginare che cosa succederà a lungo termine. Quindi che cosa possiamo fare noi, gli Energy Performance Contract, cioè caricare sulle nostre spalle queste preoccupazioni, mm -hmm. immaginando quindi di sollevare il cliente, sollevandolo effettivamente, garantendo un risultato economico e preoccupandoci noi di questi aspetti. allora ehm... Vista questa soluzione che propone lei, sentiamo il, come, come è andato questo sondaggio. Vediamolo. Allora, nell'agenda politica italiana la decarbonizzazione, leggo, 42% è poco considerata, ma lo sarà assolutamente, sicuramente di più in futuro. Insomma, giudizio negativo sul passato, però positivo sul, sul, sul futuro. Allora, ingegnere Ragusa, Bitron, nel programma, se guardiamo i programmi del, delle tre forze politiche che hanno vinto le attuali politiche, no, Fratelli Italia, Lega e Forza Italia, è presente il tema della carbonizzazione. Io sono andato a vedere, adesso proprio guarda, riguardavo ieri i programmi, e tutti e tre, sia nel Fratelli Italia a proposito del sud d'Italia, sia Lega per il capitolo energia che Forza Italia, Lega per, per il capitolo ambiente e energia, si parla di decarbonizzazione. Ora che cosa ci si deve aspettare, cosa si aspetta, cosa vi aspettate per questa legislatura, la diciannovesima? Eh, innanzitutto io sono un po' stupito del 35% che dice che è, è, è troppo considerata. Secondo me c'è il rischio invece che venga considerata in modo superficiale. Ehm, quello che ci aspettiamo e quello che serve mm -hmm. mh, alle aziende sono, l'abbiamo detto, l'ha detto anche il professor Chiaroni durante. Eh, la presentazione servono delle regole, un quadro normativo chiaro, le regole del gioco a cui giocare, diciamo, perché se noi abbiamo delle regole chiare e comuni su cui confrontarci, sugli studi del CIA, sull'analisi di impatto ambientale, questo potrebbe innescare anche una concorrenza virtuosa per poter raggiungere davvero gli obiettivi. Lo stesso, anche, per esempio, per ehm, i mercati volontari di carbon offsetting, dove ci sono tanti player. E diciamo tante soluzioni di, di prezzo e di costo molto differenti, servirebbe qualcosa che aiuti il mercato a confrontarle e a renderle davvero efficaci. Senta, sai che la vedo bene come ministro per la transizione? Ma io sono a disposizione, <ride> <ride> Premier Meloni. Prenda nota. Allora, eh, ingegner Cipiciani, Sirian Veolia, ecco, ne abbiamo parlato con l'ingegnere Belluomo, appunto, con l'ingegnere Mello Campioni. Ecco, chi vorrebbe lei alla guida del, di questo mite? Allora, per pollice az aziendale non posso fare nomi, quindi mi proteggo dietro questa cosa È un profilo, qua. Però, un però, kit, <ride> però un ingegnere. Però con concordo un... pienamente che eh, l'obiettivo non è banale e... Mi, mi sono posto più volte anche la domanda se effettivamente la combinazione del tema energia-ambiente sia efficace o non sia efficace, quindi già a monte se questo argomento vada portato avanti o meno. Eh, credo che lo sia e ci vuole quindi qualcuno che è competente, lo sia indubbiamente, ma che abbia anche visione, perché poi alla fine non è solo un argomento tecnico, quindi dis dissento un po' da chi lo vede solo come un argomento tecnico, la politica deve essere politica, deve guidare con una visione. Bene, bene. Allora, grazie mille all'ingegnere Gusa di Bitron, ministro in pectore per la transizione energetica, e grazie mille appunto all'ingegnere Cipiciani, Sirian Veolia. Grazie mille, grazie mille. Allora, la dunque. Allora abbiamo uh, ADL Consulting, l'ingegnere elettrico Claudio eh, Di Mario, eh, poi abbiamo ASGM Marco Giusti, direttore ingegneria e ricerca e abbiamo appunto uh, il dottor Marco Giulivi di Edison ISG Leader. Bene, bene, bene. Allora, eh, vediamo il sondaggio e poi dopo ci confrontiamo su diversi temi. Quali ritieni siano le proposte di policy più decisive ai fini del processo di decarbonizzazione? Ci sono quattro possibili... Mi scusi, mi scusi, mi sì, scusi, sì, eh, mi scusi, no. mi scusi, ho scusi, sbag... eh, allora, anche mi scusi, mi scusi, a RD di Eni, 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 io peraltro sono, sapete tutti, tutti no, ma insomma mio nonno era il braccio destro di Enrico Mattei per cui alleni sono sempre grato e insomma ho sempre un grande rispetto per la storia bellissima di questa azienda iniziata nel 1953. Allora, vediamo il sondaggio, scusi ancora per la dimenticanza. Allora, eh, quali ritieni siano le proposte di policy più decisive ai fini del processo di decarbonizzazione? Allora, proposte con obiettivi di lungo termine, proposte con target e intermedi proposte attraversali di diversi settori, proposte specifiche ai pillar abilitanti. Votiamo sempre su menti.com. Bene, allora partiamo dall'ingegner Giusti da Marco, AGSM AIM. Allora, eh, al rapporto sull'energia rinnovabile, noi ci siamo visti, abbiamo svelato l'anima scout dell'ingegner Giusti. Ora raccontiamo un'altra anima, cioè che è quella di docente universitario al Dipartimento di Economia dell'Università di Verona lui appunto si occupa tra le diverse cose di emergenza climatica ed è attivo con diversi movimenti associazioni ambientaliste ora, ehm, come stiamo a consapevolezza della gravità dell'emergenza climatica? grazie Filippo un vero investigatore privato e innanzitutto lasciatemi dire che è un'esperienza meravigliosa i cinque anni che nel tempo libero ben inteso, eh, dedico del tempo con gli studenti a parlare dell'emergenza climatica e della transizione energetica, questo in due corsi a Verona ma anche in seminari a ingegneria a Firenze e a geografia a Padova. Incontro 500 studenti l'anno grosso modo, quindi è un, comincia a essere una base statistica e, e lancio la provocazione di Avede, a Davide Chiaroni. Fatelo come Politecnico perché può essere un modo molto stimolante per, per il prossimo anno. Allora, in questi cinque anni ho registrato un aumento di consapevolezza, senza dubbio, soprattutto prima, due o tre anni fa, grazie ai movimenti, Greta, Friday for Futures in primis. L'ultimo anno purtroppo, grazie alla guerra e grazie alle tragedie della siccità, della marmolada e delle marche. Però è una consapevolezza di superficie, cioè i ragazzi adesso hanno chiaro che l'emergenza climatica non è un tema vago in un futuro, i figli, è una cosa che bussa le porte qui e ora. E la consapevolezza di tutta la nostra società, non solo dei nostri ragazzi, è che l'energia non è più una commodity, è un bene primario di valenza strategica. Questi due passi li abbiamo fatti. Però appena scaviamo sotto questa percezione di epidermide troviamo il vuoto. Quando eh, illustro il report dell'IPCC, il Working Group 1, le basi scientifiche, in particolare il punto D1.1 e D1.2, eh, trovo veramente lo sconcerto nei ragazzi. E parliamo dell'ultimo anno delle magistrali. Mm -hmm. Il 211, lo ricordo, è il punto in cui l'EPC si dice con grandissima chiarezza che non possiamo fermare l'innalzamento di temperatura, a nessun livello di temperatura, finché non arriviamo a missioni zero. È il titolo di questo incontro di oggi. Bene, meno del 5% dei ragazzi, fatto con l'instant poll anche in quel caso, meno del 5% degli studenti dell'ultimo anno di queste facoltà hanno chiaro questo concetto. Quando arriva al punto di 1-2, dove l'IPCC ci indica che il budget di carbone residuo che possiamo emettere da oggi al momento in cui arriviamo a net zero è di 300 gigaton per avere il 67% di probabilità di stare dentro un grado e mezzo, 300 gigaton, noi qui dentro tutti sappiamo che ne mettiamo 40 l'anno, quindi la divisione 300 per per 40 è abbastanza facile e drammatica. Io registro nei ragazzi lo sconcerto, lo stupore e l'Istant Paul mi dà un risultato inferiore all'1%, che vuol dire su 500 studenti due o tre. E normalmente sono due o tre, vado poi a chiederlo di persona, che provengono da movimenti ambientalisti quindi che non hanno appreso quei concetti all'interno del percorso universitario. Ecco, io credo che questo sia un tempo molto grave, vedo il tempo scaduto, ma la cosa peggiore, e vado a chiudere, è che sono abbastanza convinto che se facessimo lo stesso sondaggio nei giornalisti, negli insegnanti, nei dirigenti d'azienda, nei politici, troveremmo le stesse, eh, le stesse percentuali o forse ancora peggiore. Credo che questo invece debba essere il punto di partenza di qualsiasi master plan. Grazie. Allora, da un punto di miglioramento a un'azienda un che sta facendo tanto, prova a recuperare la gaffa che ho fatto. <ride> allora, Anche no, non è un problema. Ingegnere Lucarno. Allora, anzitutto beh, partiamo dal nuovo centro direzionale. No? Io lo vedo la sera risplendere con questi riflessi al tramonto che sono splendidi. Peraltro un investimento, un grande investimento anche. Per, uh, attenta all'ambiente, no? ho visto un, sì. un grandissimo uh, parco fotovoltaico, io un po' come i vecchietti che seguono i lavori tutte le mattine correndo, passo di lì e lo guardo e, e so a che punto, vedo a che punto è. Allora, quali sono, uh, alla luce del vostro impegno, le attività perseguibili per ridurre le emissioni di CO2? Allora, noi come Eni ovviamente abbiamo intrapreso un percorso di transizione ormai da tempo che ci porterà al 2050, a, alla neutralità scopo 1, 2 3. Per l'azienda nostra, conoscendo insomma tutti, conoscendo la storia dell'azienda, è un lavoro abbastanza complesso, però, noi abbiamo puntato tutto sulla ricerca, sul trovare soluzioni innovative e accelerare il percorso di innovazione e in questo modo cercare di dare un cambio proprio a tutta l'azienda, partendo dal basso, partendo dalla formazione delle persone, dalle competenze, eccetera, e puntando tutto sull'innovazione tecnologica. Noi abbiamo tre centri di ricerca grossi, collaboriamo un po' con tutte le università. Con tantissime aziende che sono qua perché la sinergia pensiamo che sia fondamentale un'azienda sola non può fare questo percorso di transizione e ovviamente parlando noi lavoriamo un po su tre fronti uno abbiamo l'esistente quindi sull'esistente noi ovviamente continuiamo il percorso di eh, energy saving energy efficiency puntiamo sempre alla massima sicurezza, all'ambiente, cercando di migliorare tutti i nostri siti e questo sull'esistente è obbligatorio e nel mentre favoriamo anche la transizione di questi siti. Se guardiamo al futuro e alla carbon neutrality, ovviamente qui si apre un pannello di soluzioni che, come dicevamo prima che i colleghi vanno un po' aiutate perché ora le soluzioni sono tutte magari poco sostenibili perché essere sostenibile sia ambientalmente, economicamente, socialmente, quindi non è semplice. Però ad esempio la cattura della CO2, che tutti hanno nominato, è fondamentale, però bisogna sapere poi cosa fare con questa CO2. Quindi o stoccaggio, o utilizzo. Quindi molta ricerca sullo stoccaggio, sull'utilizzo, assolutamente. E qui ci sono soluzioni anche abbastanza pronte, perché la catturiamo ma da qualche parte va messa, altrimenti non, non serve. Poi i biofuel, che sono sicuramente insieme al vabbè, natural gas, che è quello che utilizziamo e tra i fossili è quello meno impattante al momento e favorisce la transizione, insieme ai biofuel, perché i biofuel sono anche loro pronti e possono aiutare questa transizione. E ovviamente per arrivare poi all'idrogeno, su come si diceva, soprattutto per l'Arto Bay e quant'altro, e anche sull'idrogeno, ovviamente c'è da creare un percorso, perché non si può passare al verde direttamente perché i costi sono molto alti. Bisogna creare un mercato che permetta di abbassare questi costi, e ci si può passare, ad esempio, attraverso il blu, questa potrebbe essere una strada. E poi il terzo percorso su cui stiamo lavorando è l'economia circolare, quindi cercare di ridurre quanto più possibile l'utilizzo le... di materie prime e riutilizzare quanto più possibile, insomma. Queste sono un po' I tre... le sfide. Io non ho citato. Quello che è già realtà, che sono tutte le rinnovabili, come il fotovoltaico, l'eolico, e queste cose, più alcune frontiere che stiamo affrontando che riguardano le energie dal mare e altre cose, che al momento sono un po' meno sfruttate. Bene, bene. Allora, dottor Giuli Edison, abbiamo incontrato a settembre il suo collega, eh, l'ingegner Dotti, per parlare di Smart Mobility. Eh, e abbiamo ricordato i 138 anni, se non sbaglio, di Edison, la lunga storia. Oggi parliamo di decarbonizzazione. Ecco, che ruolo possono giocare le aziende del settore energetico? Sicuramente un ruolo cruciale perché comunque sia come abbiamo già visto dalle sintesi precedenti il tema emissivo è molto collegato col tema energetico perché comunque sia la stragrande maggioranza delle emissioni è collegato alle emissioni dovute per la generazione elettrica, per gli usi industriali, per i trasporti e per i consumi anche civili. Mm -hmm. eh, dal nostro punto di vista la strategia di Edison comunque sia è orientata verso la transizione energetica. Abbiamo già fatto diverse cose, comunque sia noi nel corso degli ultimi 15 anni abbiamo ridotto il nostro fattore di emissioni, quindi l'indicatore di grammi di CO2 su megawattora dell'80%, già e eh, poi abbiamo anche deciso di uscire dalle nostre attività di esplorazione e produzione di idrocarburi e di investire invece in fonti rinnovabili, ed inefficienza energetica. Quindi poi sono stato gradevolmente anche sorpreso del fatto che diverse delle parole che sono state utilizzate anche precedentemente sono poi alcuni dei pilastri, comunque sia, della nostra strategia. Quindi noi, per esempio, abbiamo un obiettivo di più che raddoppiare la nostra capacità installata, che è attualmente di 2 gigawatt a 5 gigawatt, entro il 2030. Tra l'altro sono gigawatt che noi abbiamo sono da, quasi tutti da sviluppo interno, quindi li abbiamo sviluppati megawatt per megawatt quasi, quindi anche con tutte le difficoltà che accennavano anche prima ehm, diciamo altri panelist legati alle difficoltà autorizzative, a tutti i problemi burocratici eh, e non solo connessi con lo sviluppo di questo tipo di infrastrutture comunque sia fondamentali per il Paese. E poi non solo emissioni di, di scopo 1, ma anche emissioni di scopo 3, quindi anche supporto per la decarbonizzazione eh, e l'aiuto la, dei clienti in questo processo. Quindi abbiamo, da un lato, per i grandi clienti industriali e per la pubblica amministrazione, creato Edison Next, che è la nostra società specializzata in, in questo e che offre, come accennato prima, soluzioni che devono essere necessariamente personalizzate in funzione delle esigenze dei vari utenti e poi anche per i clienti residenziali e non solo, tutti i servizi di mobilità, ehm, di, ehm, di, ad esempio anche relativa alle comunità energetiche. Noi adesso abbiamo un nuovo obiettivo di realizzare 200 comunità energetiche entro il, condominiali entro il 2024, quindi anche cercare modalità innovative. Per aiutare questo processo di decarbonizzazione e di transizione verso l'economia zero. Veniamo all'ingegner Di Mario, ADL Consulting. Allora, assieme alla Business School del Politecnico, voi avete dato vita a un bellissimo percorso di executive in digital lobbying e public affairs management. Ora, ehm, in, nei viaggi precedenti sulla sostenibilità fino adesso abbiamo parlato di decarbonizzazione da diversi punti di vista. La domanda che faccia a lei è che cosa possono fare le lobby in questo senso? Cioè cosa possono fare i, i gruppi di interesse per stimolare questo processo? È una domanda che in tre minuti provo a sintetizzare. Cioè, primo, cosa ci fa un ingegnere lobbista su questo palco? No? Quindi una società di lobbying. Eh, ti rispondo con um, dei metriche, perché poi, essendo eh, ingegneri, in gran parte qui in questa sala, eh, il tema dei, dei numeri è un po' la risposta anche alla domanda. Eh, la lobby misura il livello democratico di un paese. Se c'è lobby c'è democrazia, se non c'è democrazia è difficile che ci sia una rappresentanza degli interessi. Quindi, eh, la capacità di rappresentare questi interessi. È un, fattore, è un fattore democratico che sostanzialmente aiuta e in qualche modo qualifica quello che è la normazione a tutti i livelli, dalla regolazione al legislativo. Quali sono i pilastri perché i gruppi di interesse possono fare correttamente la loro parte? Io ne metto tre: il primo la reputazione, la seconda, i dati, virgola, verificabili. E terzo, analisi virgola. Utili. Questi sono i tre punti che fanno sì che un gruppo di, che rappresenta degli interessi leciti, legittimi, non confondiamo la parola lobbying con altre cose: affarismo, che, che, altre cose. Prendiamolo dalla locuzione americana, no? dove noi veniamo sostanzialmente anche come formazione. Quindi le lobby possono fare molto, possono fare molto nella logica in cui eh, sanno rappresentare correttamente un problema e in qualche modo proporre una, due. Anche tre soluzioni al problema. Diciamo che questa è la logica con cui la politica oggi, che è una fase molto turbolenta, frenetica, tante volte anche con delle dinamiche a strappo, può chiedere a supporto alle aziende, può chiedere a supporto a una struttura come questa, che è un'intuizione di, di, di Vittorio Chiesa, di Davide Chieroni mettere una società di lobbying in un De Carbo Report come questo, perché. Non è qui il punto di partenza, non è il punto d'arrivo. Adesso questo report deve essere giustamente attenzionato sui tavoli giusti. E sono contento che non vi abbia fatto, spero non, non nel secondo giro, quale ministro, eh, noi ci, ci aspettiamo quale struttura ministeriale sia all'altezza di questa sfida. E stavo per fare questa E fine. questa l'ho bruciata, quindi fa parte del po' dell'anticipare. <ride> il, il tema è proprio questo, cioè chiedersi quale ministro in qualche modo, sì sicuramente eh, fa parte della... della, so, della della leggerezza con cui affrontiamo tempi, tempi, ma noi ad esempio guardiamo con grande attenzione a quello che è poi il deep state, cioè le figure, le seconde le terze linee, perché da lì dipende il fattore di successo di tutta una serie di organizzazioni. Quindi, anche perché eh, c'è stato un articolo, e quindi rispondo anche con un pezzo che è uscito domenica eh, sul Corriere della Sera di Sabino Cassese, che è un esimio costituzionalista, è stato giudice della Corte Costituzionale che dice esattamente nel fondo di questo articolo sul Corriere della Sera che il Deep State dovrebbe proprio alimentarsi di figure nuove, ingegneri, filosofi, economisti, umanisti, proprio perché questi temi sono temi trasversali, quindi le lobby devono essere in grado di rappresentare, non semplicisticamente, ma in modo chiaro, elementi molto complessi. Sì, sì. Bene, bene, io apprezzo molto il, la, la battaglia che fa, diciamo, quotidiana, comunque costante, sui dati. Sul, insomma, grazie mille per, per ribadire no, la necessità nell'ambito digitale di avere dati, di condividerli in modo chiaro. Bene, vediamo i risultati del sondaggio. Eh, proposte di policy più decisive quali Ritieni che siano appunto, più decisive il 44% quelle trasversali. Davide, eh, vanno nella tua direzione in quello che ci hai appena detto. Allora, partiamo Marco, perdonami, dal, dall'ingegner Lucarno di Eni, anche qui, insomma, dopodiché, penso di aver lavato i miei peccati. Allora, da ingegnere chimico, le provo a proporle una, come dire, una suggestione. Qual è l'alchimia giusta? per le proposte di policy più decisive? È difficile, difficile perché sono tante reazioni chimiche da mettere insieme e ciascuna deve alimentare le altre, nel senso che sono d'accordo che devono essere proposte trasversali, però vanno, io puntavo di più sulle quelle per Pilder, però connesse una con l'altra. Perché altrimenti si corre il rischio che poi ciascuna proposta venga ammazzata da qualcos'altro o bloccata o perché ci siano delle, dei blocchi. E abbiamo visto anche adesso, nella normativa attuale, succede che. Si vogliono fare delle cose, ma poi praticamente non ci si riesce perché ci sono dei blocchi non legati magari a quel pillar, ma legati ad altri pillar. Uh -huh. Quindi la trasversalità, secondo me, effettivamente è importante. La connessione fra i vari obiettivi, cioè non deve essere uno a scapito di un altro, ma uno deve aiutare l'altro. Era Quindi Quello questo... che diceva proprio Davide esatto. sulla, sulla strategia: Quindi ci deve assiduose. essere il catalizzatore se parliamo di chimica. Le normativa deve essere il catalizzatore per aiutare lo sviluppo delle tecnologie. Tanti mercati al momento non si sviluppano perché non c'è l'economia, per cui bisogna catalizzare lo sviluppo del mercato, a quel punto, poi l'economia arriva, perché se sviluppa il mercato poi i costi diminuiscono. Quindi la parte normativa, secondo me, è veramente importante. importante. Marco, Marco, veniamo allora, l'ingegnere, quale, quale proposte? Ma eh, suggerisce. Su Noi ingegneri siamo dei pianificatori, in primo luogo. L'ha detto appunto Davide Chieroni. Serve un master plan generale con le connessioni tra i diversi pilder, ed è appena stato ricordato, teniamo conto che abbiamo un punto di partenza che è la Long Term Strategy, che è rappresentata a metà del report più o meno. Che dice tre cose sostanzialmente: riduzione dei consumi di energia primaria. Al 2050 del 40% tramite efficientamento ma anche cambi di stili di consumo. La ehm, elettrificazione spinta del vettore quindi il 90% tramite il vettore elettrico, è il terzo punto, che questi 700 teravattore, che quindi bisognerà generare mh, più o meno saranno il 55% da fotovoltaico e il 35% 40% da eolico. Quindi un master plan c'è già. Il problema è che non lo ricorda nessuno, è stato votato dal Parlamento europeo, sì dal Parlamento italiano nel gennaio 2021, però non ne troviamo traccia dentro i programmi delle principali otto forze politiche, quindi è stato votato ma è lì. Non è noto ai cittadini, di nuovo è un problema di informazione e di consapevolezza. Adesso bisogna prendere quel piano e organizzarli in maniera pianificata, con obiettivi a brevissimo, a breve e a medio. Se devo rifare tutto il patrimonio edilizio in 30 anni, si prende il numero di edifici, si divide per 30 e si parte da quelli messi peggio. Non da quelli che hanno l'amministratore più furbo e più sveglio, come è stato per i 110. Si parte secondo una logica costi-benefici, analogamente per le pompe di calore, analogamente per gli interventi sul trasporto, eccetera. Abbiamo bisogno di un dettagliato piano, quindi i passi sono tre: informazione, consapevolezza e pianificazione responsabile. Stavolta ci sono. Tanti. Grazie. Ti propongo come ministro, eh? Marco. A disposizione anche lui. <ride> allora, dottor Giulivi, Edison, come la vede lei questo sì. questo Beh, sicuramente, come mi hanno già anticipato sul fatto che servono, comunque, sia da un lato normative che tengano conto delle peculiarità del settore, ma che allo stesso tempo siano trasversali ed uno, inoltre, un maggiore coordinamento tra politiche nazionali, europee e sui temi emissivi anche di natura internazionale, quindi c'è anche un grado di complessità estremamente elevato. Dall'altro anche il cominciare anche a ragionare sul futuro, perché è vero che per realizzare gli obiettivi intermedi al 2030, tutto sommato la gran parte delle tecnologie è già disponibile e si tratta quindi di implementarle in maniera massiva per raggiungere quegli obiettivi. Gli obiettivi invece 2050, dobbiamo già adesso cominciare ad investire, quindi a promuovere eh, dei framework per la ricerca delle tecnologie che saranno indispensabili per raggiungere dal 2030 al 2050, effettivamente gli obiettivi net zero. Ingegner Di Mario, ADL Consulting, ecco, quanto può fare la rete, in particolare la rete digitale, per promuovere le proposte di policy? Che il... Io ho visto diversi suoi interventi su questa sì, sì. La necessità di essere presenti sulla rete, di, eh, anche, anche sulla rete. Prego. Allora, se parliamo di informazione e divulgazione, sì. sicuramente bisogna, eh, l'onere è sempre nella trasmissione. se non, è, non, è, non mi hai capito, non mi sono spiegato. Mm -hmm. Questo è un tema fondamentale anche per le nuove generazioni. Dobbiamo fare uno sforzo di metterci nell'ottica di chi ascolta e questo è fondamentale. Quindi non dico che dobbiamo sbarcare per campagna elettorale su questo o su quel social mettendo a repentaglio diciamo, anche la propria, non dico reputazione ma sicuramente la propria seriosità. Parliamo di altre cose, parliamo dello strumento intelligente di divulgazione massiva, di gamification, perché la rete digitale permette anche gamification nell'ottica di combattere l'indifferenza. Quindi è fondamentale... A me non, non spaventano né i curiosi né gli interessati, spaventano gli indifferenti e quella è la, la, la battaglia che in qualche modo tutti gli operatori, anche nella propria CSR, dovrebbero oh, spingere. L'altro tema è un tema che eh, nel digitale è intergenerazionale e quindi questo quest approccio anche alla De Carbo è un tema intergenerazionale, quindi anche le leggi, le norme devono guardare oltre e avere sostanzialmente la stessa logica del debito, dobbiamo lasciare, adesso cito una frase che sicuramente Marco è sensibile, dobbiamo lasciare almeno come abbiamo trovato, possibilmente meglio. Quindi questo è il tema con cui anche i social devono in qualche modo, o comunque la comunicazione digitale deve trovare questa multicanalità, senza snaturare il fatto che le cose poi le devo toccare. E io che ho dei bimbi, come tutti immagino, con molti in qui in sala, questa devo toccare l'inquinamento, mm -hmm. devo toccare le scelte, devo toccare le, le situazioni che in qualche modo mi facciano capire esattamente qual è il senso di una scelta, in un senso o nell'altro. Bene, bene. Allora, grazie mille, grazie mille a tutti, grazie mille all'ingegner Lucarno Dieni. Allora, quando lo inauguriamo, il sesto? Speriamo tra breve. Tra si è visto che ci siamo... Peraltro lì davanti ci sarà una nuova stazione, vero? Di rifornimento. Sì, sì, sì. c'è già la stazione e verrà ampliata con l'idrogeno, anche. Con l'idrogeno, per questo sì. le dicevo. Adesso abbiamo già fatto una a Venezia e qua ci sarà la seconda nel corso dell'anno prossimo. E abbiamo parlato proprio la volta scorsa che c'era un suo collega di questa. Di questa nuova bella opportunità. Bene, bene. Beh, eh. Poi ci vuole un super testimonio, no? come ci fu Dario Fo per. per eh, la... eh, ci stiamo pensando. I nostri della comunicazione sono bravi, quindi qualcuno lo trovano. <ride> bene, bene. Allora, grazie mille all'ingegnere Lucano Dieni, eh, grazie all'ingegnere Di Mario di ADL Consulting, grazie anche per la grossa mano che ci ha dato. Eh, eh. Questa giornata con diversi relatori, grazie mille al dottor Giulivi di e grazie all'ingegner Giusti a GSM AIM. Marco, una domanda fuori sacco, ma te l'aspettavi alle scorse eh, amministrative la vittoria di Tommasi? Che eh, di sinceramente, no, no, però nelle ultime settimane si è colto qualcosa di nuovo si è colto una massa di giovani in movimento e si percepiva proprio... Eh sì, perché è Quindi, stato un risultato clamoroso. Ecco. Un mese prima proprio non, non me l'aspettavo io, ma credo che non se l'aspettasse quasi nessuno. Una settimana prima sì, forse. Senti, da scout il processo di decarbonizzazione, cosa direbbe uno scout? Come lo saluterebbe questa platea? Che lo scout fischietta e canta anche nelle difficoltà. Qui le difficoltà sono tante, quindi fischiettiamo, forza. <ride> grazie, grazie a tutti. Grazie mille, grazie, grazie mille, Ingegner Lucano, Giulivi Giusti e Di Mario. Grazie mille, grazie mille. Bene, bene, bene. Allora, siamo giunti alla fine. A questo punto, per i saluti finali, eh, chiamo Davide, Davide Chiaroni, Allora Davide, eccoti, grazie. Beh, insomma, le tue parole sono state riprese, i tuoi spunti sono stati ripresi in tante tavole. Allora Davide, io ti chiederei una... Adesso, abbiamo citato più volte la musica non a caso. Era un assist per te, nel senso che eh, qualcuno lo sa, qualcuno lo sa, eh, il professor Schieroni, oltre a parlare chiaro, suona chiaro e forte perché è anche un organista. Allora io ti proporrei una suggestione. Ascoltiamo questo frammento di 30 secondi, poi ti dico perché appunto te lo propongo. Poi prosegue, ecco c'è in questa toccata, Che è toccata a cui segue la fuga, in inizio con un mordente, no? un mordente, la solla, che appunto scuote lo E La domanda per te è questa, eh, come possiamo dare una scossa a questa, a questa Zero Carbon Policy Agenda? Ma guarda, io qua credo che ci siano tre ingredienti, no? la solla sono, sono tre note. Il primo è quello della competenza. Oggi è uscito tante volte questo tema, cioè è un tema che va affrontato con la consapevolezza e la competenza che serve. Il secondo tema è la comunicazione: cioè deve diventare la decarbonizzazione ancora di più di quanto sia oggi un tema che entra nel nostro dibattito quotidiano e per farlo dobbiamo trovare anche gli strumenti comunicativi giusti per, per arrivare qua. E il terzo è un po' di sana innovazione, come sempre, perché l'innovazione è fondamentale e se guardiamo soprattutto il 2050, noi oggi possiamo disegnare un piano con le tecnologie che abbiamo e sono già tante e sono quelle che ci porteranno, ci potrebbero portare nel 2030 in una buona condizione. Ce ne saranno altre che ancora dobbiamo inventare da quel 2050, dobbiamo tenere vivo questo spirito eh, e prontezza al cambiamento. Bene, bene. Allora, un ultimo spunto, Davide. Eh, oggi il Trapper Lazza sul Corriere della Sera, una bellissima intervista, eh, svela che eh, si è fatto tatuare Chopin, la faccia, insomma l'immagine di Chopin. Tu che cosa ti faresti tatuare? Io sono un grande appassionato di Beethoven, però ammetto di avere un'allergia per i tatuaggi, per cui non me lo farei tatuare, <ride> ma... Se dovessi scegliere un personaggio, sceglierebbe Tome. Bene, 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 con l'inna alla gioia che sia veramente no? una decarbonizzazione che porti il sorriso a tutti. Bene, allora grazie mille a chi è in presenza, grazie mille alle tante persone che erano online. Non ci resta che salutare appunto tutti, il team di NG Strategy, i cofondatori, Vittorio Chiesa, assieme a Davide e Federico Frattini, tutti i membri del comitato, Joseph Cotter e Simone Franzò, i management team. Antonio Lobosco e Francesco Vettor, che non vedo più, eccolo là, anche lui eh, executive NBA da qualche giorno. E poi research, il research and consulting team con tanti professionisti, Beh Lucrezia, Lucrezia dov'è? Lucrezia che ha fatto uno straordinario lavoro, Sgambaro, Anna, Anna Temporin, eh, Matteo Bagnacavalli, Alessio Nasca, Giulio Pontoio e tutti gli altri. Poi. Ovviamente grazie alle 18 aziende, partner che sono state qua con noi e poi appunto ai patrocinatori della ricerca. Non posso non concludere, come facciamo sempre, noi che amiamo la musica, tu che sei un musicista, ringraziare anche la band, ovviamente che ci aiuta sempre, da Paolo a Mattia, eccolo là Mattia, l'ho detto l'altra volta, Mattia, guardatelo dietro, questo qua è il fratello di Renga, eccolo esatto. lì. No, Dimmi se non assomiglia a Renga, è pazzesco. Sei fratello? Vabbè, però è anche lui è un musicista Francesco, Paola, Ponte Matteo allora grazie, grazie mille a tutti Davide, il prossimo appuntamento di Energy Stratici quando è? Building, il tema Smart Building 10 novembre, 9.30 sempre qui, ci sarà poi Federico Frattini a fare gli onori di casa bene, Save the Day grazie, grazie mille a grazie, tutti grazie, grazie buona mille, giornata grazie. a tutti